Buonasera, buonasera Gondoriani e non solo. Buonasera ragazzi, come va? Spero tutto bene. È martedì 28 giugno 2022. Pino, Pino, esattamente. Ebbene sì, è arrivato il giorno ragazzi, è arrivato il giorno, ve l'avevamo detto un mesetto fa, diciamo, anticipato molto tempo fa, fra l'altro da un mese, no, da una settimana c'era già l'evento sul canale, quindi non potete assolutamente dire nulla perché vi abbiamo preparato a questo evento, all'evento di questa sera, e cioè avremo con noi niente di meno che Pino Insegno. Perché nelle scorse live ho visto qualcuno che scriveva in chat, ma perché Pino Insegno tolkieniani con i tolkieniani? Come perché? Penso che sapete tutti o quasi, o spero, Pino Insegno a chi ha prestato la voce nella nostra trilogia cinematografica preferita. Sapete tutti che era il nostro Frodo, no, il nostro Aragorn. Immaginate Frodo con la voce di Pino Insegno. Madonna, che cringiata. Comunque, e niente ragazzi, allora, come potete vedere, adesso vi vengo a salutare, vi sto leggendo, non vi preoccupate. Come potete vedere in basso, in sovraimpressione, no, una notizia di servizio. Praticamente chi è su Discord, chi ci fa compagnia su Discord lo sa molto bene perché l'ho scritto lì, perché lì vi tengo molto più aggiornati, vi scrivo in continuazione, cioè, in continuazione, cioè, diciamo, entro ogni giorno, scambio due chiacchiere con voi, insomma, Discord, se volete un rapporto più diretto con tutti noi, perché c'è anche Roberto, ci sono tutti su Discord, c'è anche Buon Paolo, Riccardo e così via, se volete un rapporto più diretto con tutta la community, vi consiglio di andare sul nostro Discord. Andate prima su Twitch, trovate il link sulla homepage del canale e poi sulla homepage di Twitch trovate anche il link per Discord. Ebbene, su Discord vi ho appena scritto. Vi avevo scritto 10 minuti fa, ho scritto: ragazzi, brutte notizie, se n'è andata la luce a casa mia. Perché praticamente l'ultima mezz'ora, o quasi, a casa mia non c'era luce. Proprio oggi, stasera, fino a poco fa, incredibile, incredibile, i casi della vita, ragazzi, i casi della vita, però il caso della vita ha voluto che, nonostante la mia disperazione iniziale per la mancanza di elettricità, e io già stavo iniziando a pensare come posso produrre elettricità in modo alternativo, tipo, stavo per proporre alla mia compagna di usare tipo una di quelle ruote dei criceti, farla correre sulla ruota per criceti, in modo tale da produrre elettricità, come sapete con... Spero che non abbia capito cosa ho appena detto. Tra l'altro la saluto, ciao Kelly, buonasera, sarà la stanza a fianco. E l'importante è che se lo sono tornato. Sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta e spero, la mia speranza è che non vada via ancora la luce, perché se n'è andata una volta, se ne può andare anche un'altra volta. Purtroppo in questi periodi col caldo e tutto, ragazzi, lo sapete molto bene, o almeno chi abita magari nelle mie zone o chi è abituato a questi problemi, chi abita in zone molto calde, sa bene che quando ovviamente arriva l'estate, tutti i condizionatori accesi, l'energia si consuma molto più energia. Allora, raga, vi devo di subito una cosa, un'altra cosa. Dobbiamo perdere un po' di tempo perché dobbiamo aspettare le 10, perché Pino Insegno arriverà alle 10. Infatti inizia a introdurre Roberto. Vabbè, perdiamo un po' di tempo con gli amici nostri, dai. Buonasera a tutti, salve. Buonasera, Roberto, buonasera. Come va? Nulla. Sei tornato? Sì, tutto a posto, Roberto, tutto a posto. Sono tornato ieri, è stata pure quella come al solito una bella avventura. Siamo stati al Bologna Nerd Show, c'era come nostro ospite anche Ivan Cavini, che è stato preso d'assalto dagli appassionati. Devo dire che veramente oramai Ivan è proprio nei cuori dei tolkieniani, quindi è una cosa molto bella perché poi lui lo merita, ha un talento grandissimo, quindi va Assolutamente. benissimo così che sia sempre più conosciuto. Ma Detto questo, ormai io è il voglio nostro salutare i master. miei amici di live, eh? Certo, va, no, dicevo, Ivan è il nostro master, soprattutto in campo artistico, ovviamente, quindi è uno dei nostri punti di riferimento principali. Infatti con lui abbiamo deciso che tornerà anche Middle Art, che è il formato
quello in cui commentiamo dei duelli, e sarà un bel bel duello. Facciamo un duello un po' strano questa volta, e lo faremo il 19 luglio, martedì 19 luglio, faremo questa bella puntata con Ivan e commenteremo insieme varie immagini. Nel frattempo volevo salutare un po' tutti i miei fan. Prima, scusami Roberto, voglio anticipare, cioè voglio fare la specificare come sarà la serata, sì, per gli amici che magari già si aspettavano di trovare Pino Insegno in live. Allora, nostro caro Pino, che già ci ha fatto un grande, ci farà un grande regalo ad essere qui con noi, arriverà intorno alle 10, ok? Quindi questa prima ora la passeremo in a te, come ho scritto appunto in sovraimpressione, aspettando Pino Insegno, e faremo un po' di commenti in merito ai doppiatori della trilogia del Signore degli Anelli, dato che comunque il tema di cui parleremo con Pino, tema principale, ma non solo, però uno dei primi temi principali sarà quello. Abbiamo pensato di fare questa prima ora, i primi tre quarti d'ora, che già passano un quarto d'ora di introduzione, in attesa della sua venuta, parlando appunto dei doppiatori e un po' in generale dei film. Dopodiché, quando arriverà Pino, ovviamente avremo delle domande da fargli, non potremo parlare a ruota libera, ma abbiamo già in mente delle domande. In modo particolare ne abbiamo una per ciascuno, io ne ho una e Roberto ne ha un'altra, e la terza domanda che io vogliamo ne avrei fare, una ventina, ma tu mi hai detto, Frank, solamente due poche domande, cioè, alla fine dovrà stare 30 minuti, una trentina di minuti starà con noi. Ma infatti ragazzi, anch'io quindi mi autolimito, ti dico, avrei avuto 20 domande, mi riduco ad una. E niente, allora la terza domanda sarà vostra, quindi attenzione, ascoltatemi bene, comunque già siamo quasi 200, quindi penso che questo annuncio lo posso fare. La terza domanda che faremo a Pino Insegno sarà vostra, sarà di uno di voi, e la selezioneremo ovviamente io e Roberto, e vi chiedo di scrivere questa domanda nella chat qui, quindi in chat, nella chat di questa live, mettendo all'inizio, ecco, della domanda, ecco, domanda Pino, quindi scrivete in maiuscolo, esatto, domanda Pino, due punti, e scrivete la domanda. Andremo a, mentre parleremo un po' io, un po' Roberto, mentre staremo qui con voi in attesa di Pino, andremo a leggeremo tutte le vostre domande che ci scriverete, e ne andremo a selezionare una o magari più di una, ne conserveremo quelle più interessanti, poi se ci sarà tempo una gliele faremo, una delle vostre domande, se ci sarà tempo io ne faremo pure più di una. Quindi ragazzi, ascoltatemi ancora, lo chiedo anche al nuovo moderatore che si aggiunge alla squadra, e cioè il nostro Oscuro Signore, che da qualche giorno è stato promosso Oscuro Signore a moderatore del canale, sia qui su YouTube che su Discord. Quindi mi raccomando ragazzi, Oscuro Signore è il nostro maestro Oscuro, beh, Signore. Ma certo, un moderatore, avere l'Oscuro Signore come moderatore non è da tutti, eh? Esatto. Chissà che punizioni che darà. È buono il nostro Oscuro. Bravissimi. Farà fare un viaggio a Mordor. Già hanno capito, perfetto. Allora, io ho la possibilità da streamer di salvare le vostre domande, di metterle da parte. Quindi io adesso, man mano che voi scrivete la domanda Pino, io la andrò a salvare, e dopo andremo a selezionare appunto la domanda che secondo me è un po' più interessante, o ripeto, se ci sarà tempo ne faremo anche più di una, dipenderà anche pure da Pino quello che ci dirà, se magari avrà tempo, se sarà un po' più con noi, oppure dovrà purtroppo scappare. E staremo a vedere. Fatto sta che, allora Rob, tu volevi... No, ti voglio fare intanto un'informazione di servizio. Sì. Se guardi WhatsApp mi sa che avremo un ospite in più stasera. Sì, ok, Rick, ok. Infatti, allora io mi scuso con Riccardo. Allora, Riccardo, come saprete, chi ci segue su Twitch, è il nostro doppiatore, praticamente. Vabbè, io è un po'... lo sminuisco se lo chiamo il nostro doppiatore, è uno della nostra, ormai è uno della nostra squadra, quindi lo considero dei nostri, e chi più di lui, può appunto commentare con noi non solo i vari doppiatori, i vari personaggi
quindi i doppiatori che hanno prestato la voce, i doppiatori italiani ai vari personaggi di Signore degli Anelli, ma magari essere con noi in live e fare anche io una domanda al nostro Pino. Quindi, ok, allora Rick, do la parola al nostro Roberto e ti passo il link se sei in ascolto. A te, Rob. Niente, io continuo per la terza volta a voler salutare tutti gli spettatori, da Intesa, Oscuro Signore, a Gianmarco, ne conosco veramente oramai tanti perché sono in tanti quelli che sono venuti e quelli anche che non sono venuti ma che sono sempre puntuali, tipo Mori con tutta la famiglia, ce ne sono tanti, il mitico Alberto Lodato, Martina Galas, sono veramente tanti i nostri amici, però visto che abbiamo fatto praticamente l'ultima trasferta della stagione, anche se ci saranno altre comparsate, volevo salutare quelli che ci sono venuti a trovare allo stand. E quindi io saluto Francesca, Nicola che era vestito, mi ha detto esattamente da drago umano, non ho capito cos'era ma ho visto che cos'era, poi c'era Alberto con la ragazza, poi c'era Fabio, poi c'era Gabriele di Trento, Derek e Riccardo, detto però Riccoriotto, perché lui pure ha un suo canale piccolino e con quello lì insomma ci segue e fa tante altre cose molto belle. Quindi io vi saluto tutti e alle prossime nostre attività spero di vederci, soprattutto chiaramente a Fantastica, che ricordo sarà il 17 e 18 settembre e quindi sarà a Dozza vicino a Bologna, e a quella non potete mancare, potreste trovare sicuramente la maglietta che noi stasera non abbiamo, né io né Frank, perché almeno la mia la stavo lavando visto che l'ho usata a Bologna, e altri nostri grandi progetti, tipo il progetto appunto di Gemme di Luce, no Frank? Sì, infatti sta per finire, mi dicevi in offline il progetto, esatto. La campagna. Se mi passi il link in chat privata, a Outla, com'era il sito? Eppela. Sì. Ok, allora te la passo subito. Lo prendo io, ce l'ho qua. Dovrei averlo, sì, eccolo qua. E allora ragazzi, vedo che io già sto leggiucchiando le varie domande. Allora, vi chiedo una cosa però. Innanzitutto una domanda ciascuno. Ecco Riccoriotto pure. Una domanda a ciascuno, perché comunque così siamo tutti, devono avere la possibilità di poter proporre la propria domanda. E preferibilmente domande rivolte al suo lavoro passato e non futuro, perché noi non sappiamo nemmeno se lui può dire qualcosa di quello che farà o di quello che ha fatto, ma ancora non è uscito. Quindi, dato che ho già visto un bel po' di domande riguardanti la serie, se gli facciamo una domanda del genere, magari gli chiediamo, Pino, ma tu sei coinvolto? Probabilmente, da quello che so, no, non è coinvolto nella serie, da quello che so io. Però c'è stata una persona, uno di voi che ha scritto la domanda, sa per caso ci sono altri doppiatori del Signore Anelli che sono stati coinvolti nel doppiaggio della serie? Potremmo rischiare di metterlo in difficoltà, perché noi non sappiamo se effettivamente lui può poi rivelare determinate informazioni di progetti che ancora sono in corso, che ancora non sono stati avviati. Quindi ragazzi, preferibilmente fate domande che riguardano la sfera del passato, quindi riguardano il suo passato e il suo lavoro fatto magari sul Signore degli Anelli. Sul Signore degli Anelli. L'ideale sarebbe una domanda riguardante il suo lavoro per il Signore degli Anelli. Io ce l'ho, esatto. La domanda, io spero che Roberto non abbia la mia stessa domanda. No, spero di no. Sicuramente ho una domanda che non ti aspetti. Ok. Quindi ragazzi, evitiamo domande riguardanti la serie, perché, ripeto, non sappiamo se lui può rivelare qualcosa, quindi sprechiamo anche la domanda, mentre facciamo domande magari riguardanti il suo lavoro passato. Detto questo, aspettiamo Riccardo, il nostro doppiatore, e procediamo con fare un commentino veloce, niente di particolarmente tecnico e difficile per quanto riguarda il doppiaggio dei film del Signore degli Anelli. Che cosa faremo? Faremo una rapida cernita di tutti i personaggi principali, ovviamente. Immagino che come noi, come me e Roberto,
Il Signore Anelli lo conosciate a memoria, quindi sappiate, immagino che abbiate in mente, ben registrate in mente le voci anche dei doppiatori italiani, quindi non credo che ci sia bisogno di farvi sentire le voci dei vari personaggi, ok, immagino che le ricordate molto bene, quindi faremo un commentino, un piccolo commento in merito alla, non tecnico, in merito alle impressioni che vi danno le voci dei vari personaggi. E questo lo faremo ovviamente in compagnia anche di Riccardo, che adesso tra poco ci raggiungerà, che ci potrà dare anche una notazione un po' più tecnica. Nel frattempo ci sono un po' di domande, allora vi vengo a leggere non le domande di Pino, perché quelle le sto registrando. Rob, ma tu le stai leggendo le domande di Pino? Sì, sì. Ma tu le leggi preferiti tu? Sì, certo. Ah, perfetto, vai. Ah, pensavo. Io leggo i preferiti anche. Sì, sì. Ok, benissimo. Io li sto mettendo tutti nei preferiti. Io sto mettendo tutte le vostre domande. Domanda Pino nei preferiti. Uh-huh. E magari c'è qualcuna che non è finita nei preferiti perché non hanno messo la cosa iniziale. Ragazzi, allora, come potete vedere, dovete scrivere domanda Pino, due punti, e fare la domanda, scrivere la domanda per appunto avere la possibilità di far selezionare la domanda. Altrimenti io e Roberto perdiamo la testa stasera, non ce ne accorgiamo se scrivete qualche domanda rivolta a Pino. Dobbiamo fare due cose contemporaneamente, quindi è difficile. Per esempio, Anto, tu, ecco, in questo caso ho scritto, ciao ragazzi, domanda, devi scrivere domanda Pino, ma questa è la tua decima domanda, se non sbaglio, che fai. Ne fate già 10. Una, ragazzi, per favore, una domanda ciascuno. Perfetto, esattamente così. Esatto, come ha fatto il nostro Antoriz. Domanda Pino. Domanda Roberto. Tu e Pino siete amici? Che rapporto c'è tra voi? Domanda Roberto. Beh, allora, ragazzi, fate così. Domanda Frank. Domanda Roberto. Vai, a queste si risponde subito? A queste si risponde subito. Eh sì, che dobbiamo fare? Vai. Vabbè, sì, siamo amici. C'è un'amicizia che c'è da tempo, oramai da 3-4 anni, è capitata per caso e quindi ogni tanto ci sentiamo, si va pure a pranzo, però ecco, diciamo poi il resto è più vita privata, quindi per il pubblico posso dire questo. Ma io vi devo raccontare un piccolo aneddoto. Quando eravamo a Lucca l'anno scorso, ormai è passato quasi un anno, porca sì. Miseria, tra poco ci sarà un altro Lucca. Comunque, quando eravamo a Lucca l'anno scorso, che è stata un'esperienza bellissima, di cui io ringrazierò infinitamente il nostro Roberto, perché per me era la prima volta a Lucca, ho avuto la possibilità, fra l'altro, di soggiornare con tutti loro, quindi con Ivan, con Roberto, con gli altri ragazzi dell'AIS. È stato bellissimo, è stato veramente bellissimo, ho conosciuto tutti la prima volta. Roberto in realtà lo conoscevo già, però tutti gli altri l'ho conosciuto la prima volta proprio lì. È stata una bellissima esperienza, anche perché mi è piaciuto tantissimo il Lucca, proprio perché non c'ero mai stato, ma non solo per quello. Nonostante la situazione, che ancora non era delle migliori a novembre, ottobre, che era ottobre? Era fine ottobre. Fine ottobre dell'anno scorso, dal per quanto riguarda il Covid. Dal primo di novembre. Nonostante non fossero le migliori, è stata veramente una bellissima esperienza. La domenica è stata bellissima, era pieno di persone, veramente bello, 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 bello. Infatti mi è rimasto veramente impresso quell'esperienza e spero ovviamente di rifarla nei prossimi anni, a partire anche nuovamente da quest'anno. Ebbene, l'aneddoto qual è? Eravamo a cena, che la sera cenavamo sempre insieme, tra l'altro grazie alla grandissima moglie di Roberto, grandissima cuoca, è gentilissima, veramente tanto ospitale, anche lei non finirò mai di ringraziarla. E Roberto a un certo punto se ne esce, ma lo sapete che tengo i messaggi vocali che mi manda Pino Insigno? In che senso? Cioè io non l'avevo, questa cosa io non la sapevo, perché Roberto me l'aveva mai detto, e io gli chiese Roberto, in che senso tieni i messaggi vocali che ti manda Pino Insigno? Che poi detta così può sembrare pure ambigua come cosa, che messaggi vocali ti manda Pino Insigno? E ha preso il cellulare e ci ha fatto sentire i messaggi vocali che gli manda. E poi io sono rimasto un attimo sconvolto, perché Roberto non aveva mai parlato. Poi comunque, raga, Pino Insigno, cioè, non è uno qualunque, è una delle persone, delle personalità più conosciute nel panorama televisivo italiano e non solo, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di Ciccio qualunque, Pino Insegno è pur sempre Pino. La cosa mi scioccò e niente, da allora non ho mai smesso di pensarci, anche perché lui disse vedremo se riusciremo a invitarlo. Ci abbiamo messo 8 mesi, quasi circa, 7-8 mesi, anzi il nostro Roberto
ci ha messo 8 mesi, ci ha fatto aspettare 8 mesi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E Rob, ci vuoi dire più che altro da dove è nata questa? Cioè, c'è proprio un aneddoto che ci vuoi raccontare? Che ci puoi raccontare su come è nata questa amicizia, questo contatto? Beh, diciamo che c'è un amico in comune con cui appunto ci siamo incontrati al mare, okay. E la comune passione naturalmente è stato Tolkien, quindi da quel momento in poi non si è mai smesso di parlare appunto del Signore degli Anelli. Per questo ogni tanto mi manda dei vocali, oppure mi manda delle cose tipo queste, che ora vi faccio vedere. Ma raga, poi, no, chi non manda i vocali a Pino? No, è Pino che manda i vocali a Roberto. Esatto. Vabbè, ovviamente Roberto non immagino lo risponda. Mi immaginate a Roberto ogni che tanto mi manda questi vocali. Mi manda questi. Cioè, questo te l'ha mandato lui? E guarda. Green Pass. Vabbè, questo è un po' da boomerone. Salutiamo pure io sono boomer, quindi io stesso sono boomer. Facciamo vedere Rob, non fa vedere il numero. Non c'è il numero, per questo ho fatto vedere, se no. Sono pieno di vocali, sono pieno di vocali suoi che mi manda. Ma è bello perché ci divertiamo ogni tanto con delle cose. No? Immagino. Va bene, allora ci sono un po' di domande anche. Rob, nel frattempo, allora già siamo a 33 domande. Io credo che non riuscirò a leggerle, quindi Rob, ti chiedo di selezionarle tu. Ok, seleziona la domanda e appena l'hai selezionata. Allora, ragazzi, io me ne lavo le mani. Io sono Ponzio Pilato questa sera, me ne lavo le mani, la selezione verrà fatta dal nostro Roberto. Anche perché, ragazzi, per dirlo proprio chiaramente, io non lo conosco, Roberto lo conosce, quindi magari sa lui quale potrebbe essere la domanda più adatta a Pino. E con questo ho trovato la scusa per lavarmene le mani. Dire che Pino è un appassionato del Signore degli Anelli. Lo era, era un moderato e affezionato lettore prima di fare quel ruolo, e poi invece dopo aver fatto quel ruolo è diventato chiaramente ancora più appassionato di prima. E tant'è vero che nonostante i 400 ruoli che lui ha fatto durante la sua carriera, che ancora continua naturalmente, Aragorn rimane il suo personaggio preferito da aver doppiato. Quindi già questo la dice un po' tutta. Immagino. Vorrei dire. E tra l'altro, parlando molto sinceramente, probabilmente è uno dei suoi lavori più conosciuti, se non il più conosciuto, per quanto riguarda i lavori di doppiaggio. Ma ce ne sono lui è veramente attoppiato di tutto di più, è veramente grandissima carriera la sua, che ancora appunto continua. Poi ha una formazione teatrale, cioè diciamo che i più grandi doppiatori devono essere anche dei grandi attori. Assolutamente. Lui, vabbè, lo conosciamo noi come comico perché all'inizio faceva parte della premiata teleditta. La premiata ditta. Fino ai film di Peter Jackson lui era come quello della premiata ditta. Dopo i film di Peter Jackson è divenuto quello che ha doppiato Aragorn, sì. E soprattutto gli ha cambiato un po' la carriera, perché prima era conosciuto come attore comico, comunque insomma anche come doppiatore comico, e poi invece da allora in poi ha potuto fare anche tanti ruoli drammatici. Tra l'altro c'è un aneddoto che mi sarebbe piaciuto far raccontare a lui, ma tanto magari lo possiamo accennare qua e lui lo può poi dopo insomma ribadire, che quando fece il provino per il ruolo di Viggo Mortensen con gli americani, quindi con Peter Jackson, con Viggo Mortensen, per fare la voce, lui superò il provino, ma la società tolkieniana italiana inizialmente fu contraria a questa cosa. Fu contraria, non voleva che fosse Pino a doppiare Viggo Mortensen, perché diceva, questa fu la motivazione ufficiale, Pino Insegno è un attore comico e quindi è adatto solo a ruoli comici, non può fare il re degli uomini, non può fare parti drammatiche. Per fortuna questo veto della società tolkieniana italiana è stato comunque superato da appunto i professionisti che erano dentro il mondo del doppiaggio e dentro appunto la responsabilità della scelta,
e quindi noi abbiamo avuto, abbiamo adesso Pino Insegno, avremmo rischiato di non avere avuto la, la sua voce per Viggo. Tra l'altro un'altra cosa che si può dire, un altro bel aneddoto, è che Pino Insegno non ha doppiato Viggo Mortensen soltanto nel Signore degli Anelli, ma l'ha doppiato anche in altri film. L'ha doppiato in un film, adesso non mi ricordo, in cui lui faceva Viggo Mortensen, faceva un attore russo, e quindi l'ha dovuto doppiare con tutta una cadenza russa. E poi l'ha doppiato in Green Book, che è quel bellissimo film in cui, insomma, un autista italo-americano, no, poi intreccia da una prima diffidenza, anzi quasi una sorta di antipatia razzista verso questo concertista, autore di pianoforte, che era di colore, stiamo parlando della, dell'America degli anni 50, quindi da un primo momento, no, il film racconta da un primo momento di diffidenza, lui bianco diventa autista di questo appunto bravo concertista di colore, e intrecciano insieme una grande amicizia. Green Book, sì, si chiama Green Book. La cosa bella è che nel film americano originale Viggo Mortensen parla in italo-americano, quindi è un americano molto slang, proprio come viene detto il dialetto broccolino, cioè il dialetto di Brooklyn, no? Cioè l'italiano, sì, parlato a Brooklyn negli anni 50. E Viggo Mortensen lo aveva imparato questo dialetto, che era italiano appunto. Tra l'altro Viggo dovrebbe avere pure una discendenza, una, tipo la nonna materna era italiana, quindi qualcosa del genere, sì. E quindi si è immedesimato, e il ruolo l'ha fatto in originale con questo slang italo-americano, e Pino Insegno, dovendolo doppiare, ha dovuto pure lui insomma inventarsi questo dialetto, pur doppiando l'inglese, quindi l'americano. E dietro, allora, di me non c'è scritto niente. C'è un quadro dietro. C'è il, allora, quadro con la Torre Eiffel. Do il benvenuto a Riccardo. Buonasera. Ciao, ragazzi. Riccardo. Buonasera, buonasera. Ciao, ragazzi, buonasera. E già potete, eccoci, ammirare qua tutto il suo comparto tecnico che lui utilizza per, almeno con noi, per leggere il Silmarillion. Perché, esatto, non lo ringrazierò mai abbastanza. Sapete ormai il progetto che stiamo portando avanti su Twitch, una volta ogni due settimane, insieme al nostro Riccardo, insieme al nostro Paolo. Iscrivetevi a Frank Valero su Twitch, anzi seguitelo, sì, come si dice su Twitch. Assolutamente seguitelo, assolutamente sì. E niente, allora Rick, innanzututto buonasera, tutto bene? Buonasera, come va, ragazzi? Beh, tutto Rick bene, è un professionista, no, Rick, però ti posso dire, diciamo, mi sa che non hai acceso il microfono, perché ti sento... Ah, davvero? O forse non lo so, controllo un attimo, forse ho il mio e le mie cuffie che fanno cagare. Tu Roberto lo senti, sento bene il mio microfono? No, allora lo sento bene, forse... Ma è quello lì che... No, al momento no, però sembra diverso dal solito, forse mi sbaglio io, non vorrei sbagliare. Così come mi senti? No, ti sentiamo bene, sono leggermente diverso dal solito, ma forse, ripeto, è la mia impressione perché sto utilizzando delle cuffie. Allora, la prova è velocissima perché basta vedere... Ah, adesso mi senti lontano? Sì. Un po' più lontano, sì. Adesso mi senti vicino, è molto tondo. Sì, ok. Allora okay, funziona. Allora, è quello lì, perfetto. Eccoci, perfetto, qua. Perfetto. Allora, Rick... Ehi, ragazzi. Perché... Stasera abbiamo pensato che potesse interessarti essere dei nostri, chissà perché. Devo dire, tra l'altro, che Pino Insegno è stato per me, la mia carriera, diciamo, nel mondo soprattutto degli audiolibri, è stata benedetta dall'incontro proprio con Pino. Io il primo giorno che ho fatto audiolibri in vita mia, che è stato il 24 maggio 2017, mio compleanno, tra l'altro, che sono nato il 24 maggio, quindi è stato già bene così, ho incontrato Pino che veniva a prendere a sua moglie, che lo stava facendo lì nel mio stesso studio. Quindi è stato un incontro che proprio ricordo perfettamente, proprio perché erano proprio i miei inizissimi. E fra l'altro non mi scorderò mai un suo consiglio, perché lui
dopo qualche giorno che stavo lì, una volta mentre ci prendevamo un caffè mi disse: ma dimmi la verità, tu te li leggi prima gli audiolibri? Cioè, te li leggi prima i libri, prima di farli? E io, beh, certo, cioè, ho appena iniziato, mi sembrava normale leggermi prima le 40 pagine che avrei dovuto fare l'indomani, e ero uno studentello, e lui, ma te ne posso dare un consiglio? Non fa, non li legge prima. Io, ma come? Lo potrai fare te che sei Pino Insegno, io sono un Riccardo Ricobello qualunque, non posso. E lui mi disse, ah, fidate, io non mi fidai e continuai a leggermeli prima, se non che un giorno arrivai a fare un turno senza essere riuscito a leggermelo prima, perché il pomeriggio prima avevo avuto un sacco di impegni. E quindi ero nel panico, dicevo, ma come farò adesso, come farò a leggerlo? Andai lì col culo strettissimo, come si dice in francese. E fra l'altro, in quel pezzo di libro che stavo facendo quel giorno, che era The Expanse, c'è anche la serie TV Bellissima, su a me Amazon, piace io sono la molto. voce. Ti piace? Io sono la voce dei libri italiani di Expanse. Ah, Ecco, la voce, e quel giorno. allora, l'Expanse, la saga di fantascienza, giusto? Sì. Esatto, Ok, ho visto la serie. A questo punto mi recupero esatto. pure i libri, gli audiolibri. Sono molto lunghi, sono 8 libroni da 20 ore l'uno in Ah. italiano. E così arrivai lì che c'era il colpo di scena del primo libro, e però, siccome c'era il colpo di scena. Allora, io ricordo che c'era questo personaggio che subiva la rivelazione di tutto il mistero che c'era nel primo libro e diceva la semplice battuta: oh, cazzo. Io, non avendo letto il libro prima, in quello specifico caso, arrivai che ero stupito io stesso dal colpo di scena e quindi mi uscì un oh, cazzo vero, non recitato, mi uscì veramente vero. E allora capii il senso del consiglio di Pino Insegno che ha senso non leggerselo prima. Una volta che hai la tecnica che ti regge, ti puoi permettere di scoprire il libro man mano. Infatti, la tecnica che adotto da quella volta è leggere le prime 30 pagine del libro per farmi un'idea un po' del tono da adottare, capire. Poi generalmente il tono non è che cambi così tanto nel corso di un libro, una volta che hai afferrato la voce di uno scrittore, e poi stare semplicemente dentro la storia e scoprirla insieme ai personaggi. Quello ricorderò sempre, quel consiglio Diciamo là. che questa tecnica ne trae di, come possiamo dire, di improvvisazione, cioè è più spontaneo, no? Viene più Esatto, un lavoro esatto. più spontaneo, quello intende, perché magari leggerlo prima pure più volte avrebbe impostato il lavoro. È una Esattamente. cosa, io ho fatto vari corsi di teatro, ho fatto teatro e così via, è una cosa che sotto certi aspetti si fa anche a teatro, nel senso che si dovrebbe cercare, sì, imparare a memoria la battuta, però poi se la fai diventare troppo meccanica, diventa come Esatto. se fosse una poesia, che Esatto. Poi devi far finta ovviamente è di sbagliata. dimenticartela. Esatto. E infatti Esatto. è quello il lavoro più difficile che fa, ma non Eh solo sì. il doppiatore, anche l'attore. Devi far finta di dimenticare la battuta, così da ritrovare la spontaneità della battuta stessa. Sì, Non non è è facile. facile. Chi lo fa per lavoro, io l'ho fatto per diletto per tanti anni, l'attore, ma chi fa doppiatore per lavoro, appunto come il nostro Riccardo, immagino anche come per Pino, lo sappiamo bene, penso che sia Ha ragione, ragione. una cosa molto difficile da fare. Comunque io, allora, vengo a leggere un po' di commenti, dai. Tanto ormai avevamo detto che avremmo fatto un commento ai personaggi, però le 10 si sta avvicinando. Allora, lo ripeto ancora per i nuovi arrivati. Pino arriverà intorno alle 10, quindi rimanete sintonizzati. Nel frattempo lo attendiamo, aspettando Pino Insegno. È un po' come un veglione di Capodanno. Tra in D'Artagnan, lo sapevo che mi avreste preso in giro. No, a me piacciono così Anche a me. la mia barba. A me piace, fa molto D'Artagnan. No, D'Artagnan ce l'aveva un po' più fine. Io ce l'ho forse un po' troppo abbondante. Devo aggiustare, devo andare dal barbiere. Stefania, che è la tua ragazza, la salutiamo. Esatto. Ci dice Riccardo, mia compaesana, Riccardo sa fare parecchio bene l'imitazione di Gandalf. Vi prego, approfittate dell'estate della Confidenza e dateci questa gioia. Un duetto? Allora, perché no? Dai, Vediamo, 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 vediamo. proviamo a chiederlo a Pino, proviamo a chiedere al nostro Pino Vediamo se gli sta e se bene. riusciamo a fare un duetto molto, molto a volo con il nostro Riccardo che fa ci fai una botta di Gandalf? Dacci una botta di Gandalf. Molti di quelli che vivono meritano la morte, e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Tu sei in grado di valutare, Frodo. Mi lasci un po' Ok, ansiosa. ci Mi sta dimetto. tantissimo, ci sta tantissimo, ci sta tantissimo.
Allora, dobbiamo trovare magari un botta e risposta di Gandalf e Aragorn. Se riusciamo a trovarlo, glielo proponiamo. Magari ci manda a cagare, Vediamo. vabbè, non fa niente. Vediamo. E allora, Però ho notato domanda. che tanti dicono che il microfono si sente peggio del solito e stasera proprio non vorrei, quindi Esatto. fammi una cosa, adesso esco e rientro Va bene, fra un va attimo, bene. prova a scollegare il microfono e riattaccarlo, va. Ci Va bene. vediamo fra 1 minuto, 2 minuti. Tra A poco, siamo qui. Tanto subito. chi si muove? Chi si muove? A subito. Allora, Rob, ma tu le stai selezionando le domande? Purtroppo sì, le sto leggendo Come tutte. purtroppo? Sono tutte Allora, siamo a belle, sono 40. tutte interessanti. Mi Finora dispiace, ne ho devi scartate selezionare. due, quindi pensa tu come Devi quanti, selezionare. quanto sono bravi Fai quelli una che ne ho cosa, scartate Rob, pensa tu. facciamo una cosa, facciamo una cosa. Nel frattempo qui c'è guerra aperta, ragazzi. Lo vedo, lo Vedete? vedo. Guardate che Lo vedo, intrattenimento che lo vi vedo. offriamo. Da-da! Da-da! La smettete, basta! Che poi quelli sono fratello e beh, è serata questa. Allora, Rob, facciamo una cosa. Dato che io i nostri amici li voglio troppo bene, rinuncio alla mia domanda, che in realtà riguardava... Lo dico, tanto non la farò. Riguardava la parte dove Aragorn parla in Sindarin con Arwen. La mia domanda era se quella parte era stata doppiata da lui o se era il doppiaggio originale. E se l'aveva doppiata lui, come aveva trovato imparare a memoria il Sindarin? Questo era, o comunque il suo rapporto con il Sindarin e eventualmente con le lingue tolkieniane. Questa era la mia domanda. A questo punto ci rinuncio. Però ti dico che ci sono un paio di domande molto simili, quindi alla Ok, fine. allora, magari al posto della mia fai una domanda simile che hanno fatto i nostri amici a casa. Alla fine, quella è una curiosità che ci sta tutta. Ok. No, ragazzi, rispondete alla mia compagna. Come potrete leggere, ci chiede se deve venire a prenderli. A ritirare i signorini qui prima che arrivi il nostro invitato, il nostro ospite. Rispondetele voi, ragazzi. Volete che questi due signorini spariscano dalla visuale o volete che rimangano lì come un ulteriore intrattenimento? Fateci sapere. Josephine e Lauri. No, in realtà non è vero, non gli abbiamo ancora dato un nome. Non avanzare cose che non abbiamo deciso. È ancora in discussione i nomi da dare ai due signorini lì. Lasciali, ok, no, allora Kelly no, possono rimanere lì. Rick. Eccoci, sentite differenze col microfono? Eccoci qua. Che sfiga, Forse, ragazzi, mi sembra di va sì, così stasera. no, mi sembra di sì, mi sembra di sì, mi sembra di sì, non lo so, però Vabbè. Rick, la voce va bene, cioè non è così diversa dal Sì, solito, è che questo ripeto, microfono alle volte fa un po' di scherzetti, sembra collegato, poi è quello è il scollegato. Io dovrei... computer. Il computer, sempre. Vabbè, dai. Comunque io ci sono. Eccoci qua. Allora, Pablo ci dice, usate il dialogo tra Gandalf e Aragorn quando egli gli chiede chi fosse la creatura che li seguiva, ovvero Gollum. Quello è Frodo Tanto. e Gandalf. Ma allora, innanzitutto parliamo del film, ovviamente, non parliamo dei Certo. libri, questo credo sia ovvio. Non me lo ricordo io questo dialogo, però, parola per parola, non sono Riccardo, io non me lo ricordo. Ma quello era Frodo e Gandalf, nelle miniere di Poi. Moria, dice. Fa del discorso tra Gandalf e Aragorn, quello nelle due torri dell'erede di Numenor. Lì parla solo Gandalf e Aragorn dice un'unica Sicuro? battuta. Sì, Un'unica sono battuta, sicuro. ok. Sì, è tutto un pippone di Gandalf. Ok, ragazzi, cioè, trovate di meglio, trovate di meglio. Io Esatto. non mi ricordo queste grandi discussioni tra Aragorn e Gandalf, a dirla tutta. Io mi ricordo tante discussioni tra Gandalf e Pipino, è anche molto accese. Tra Gandalf e Aragorn, non mi ricordo È qualche vero. discussione che hanno fatto. La partenza di Sì, quando Gandalf parano da loro è Edoras! finito. Ah, quando Gandalf va via, gli dice al terzo giorno, guarda ad est, la luce ad est, Ma è quella sempre Gandalf parte lì. che parla, però. No, e È Aragorn gli vero. dice qualcosa, però, no? Cioè, Qualcosina gli dirà. Vediamo. Poi questo. sarà anche a Ah. Pino, insomma, non imponiamoci. No, assolutamente, sono ragazzi. Allora, Pino, una volta che verrà qui, sarà lui il signore di ogni cosa, cioè deciderà lui Infatti. cosa fare, co quello, co
qualcosa a dire, magari lui stesso beccherà qualche messaggio in chat, qualche commento, non lo so. Vediamo. Sarà tutto a lui. Ovviamente lui, ripeto, ci fa un grande regalo ad essere qui, di cui dobbiamo ringraziare ovviamente Roberto e i messaggi vocali che gli manda Pino, e quindi non possiamo fare altro che ringraziarlo per tutto il tempo che ci dedicherà, sarà tutto il tempo che ci regalerà, perché fra l'altro lui ha dei figli e, come mi diceva Roberto anche su WhatsApp oggi, comunque lui bada anche i figli, ai suoi figli ovviamente, come ogni buon padre, quindi diciamo che non li ha dovuti mettere a letto, li ha dovuti mettere a letto, quindi diciamolo molto chiaramente. E una bella discussione tra Frodo e Gandalf, capito? Ma Frodo chi lo fa? Pino e Aragorn, appunto, raga. E ok, Frank, fai un sondaggio sul canale su che nome dare ai gattini. Sì, quasi quasi Catdalf. Frank, io e Steffi che vogliamo prendere un gatto, avevamo pensato di prendere un bel gatto grigio e di chiamarlo Mitch Randir, Miccio. Ma tipo i certosini, uno dei certosini. È un gatto a pelo lungo che sembra che abbia la barba, molto bello, e stavamo pensando di chiamarlo Mitch Randir. Quella è una bella idea. Peccato che ha messo tutte e due, uno è rosso, quell'altro è marroncino, è tigrato. Oppure Tevildo. Però Tevildo, è scontato. A parte che è scontato, oddio, fino a un certo punto, perché se non hai letto il Beren e Lúthien non lo sai chi è Tevildo, anche se sei tolkieniano. Se non hai letto il Beren e Lúthien non sai chi è Tevildo, perché non compare, come sappiamo, né nel Silmarillion, né l'Hobbit, né nel Signore degli Anelli. Quindi. Miauriadoc. Questo sembra un po' un troll. Più che altro Tevildo ti dà quella sensazione di, non so, di malignità, che forse per un gattino piccolo magari non lo so, non ci va proprio benissimo. Del resto Tolkien conosciamo bene la non l'odio, perché non credo che li odiasse Tolkien i gatti, non è che gli garbavano molto i gatti, e ce ne siamo resi conto dai ruoli che gli dava il caro Tolkien, ma ci sta. Se il gatto è rosso, Weasley. No, non mettiamo in mezzo Harry Potter, ve prego. A che ora arriva? A momenti, ragazzi, 10 minuti dovrebbe essere qui, intorno ai 10 minuti. Robby, mi ha mandato un messaggio, ecco, se l'ho ascoltato. Sì, no, ho mandato. Allora, 10 minuti, intorno alle 10 dovrebbe essere dei nostri. C'è ancora un'altra domanda? Ragazzi, allora, stop alle domande, il televoto da casa è chiuso, la domanda di Riccardo è l'ultima domanda che accettiamo per la selezione. Roberto nel frattempo si sta... Io mi sono salvato, però al costo della mia domanda. Ho speso la mia domanda per salvarmi dalla selezione. Che domanda Roberto, avresti voluto però, fare? Come dicevo prima, la domanda riguardante la parte dove lui dovrebbe aver doppiato, non si sa, almeno non ho avuto conferma leggendo in giro, dove c'è lo scambio in Sindarin, in elfico, tra lui, tra Aragorn e Darwen. Volevo chiedergli se lui ha doppiato quella parte e se era lui a doppiarla o se era il doppiatore originale, cioè americano, e se era lui a doppiarla, come è stato il suo rapporto con la lingua elfica. Devo chiedere anche io questa cosa, perché la particolarità è che nel Signore degli Anelli, nei film, hanno tenuto tutti i dialoghi Sindarin, tranne pochissimi casi, in originale, fatti con le voci degli attori americani e inglesi. Mentre nello Hobbit li hanno tutti fatti rifare agli attori italiani, con risultati, devo dire, anche un pochino altalenanti. Però secondo me, io ho come la teoria che li avessero doppiati in Sindarin pure all'epoca del Signore degli Anelli e che poi abbiano deciso gli americani di tenerli comunque in originale. Ma ho fatto anche un confronto e, per esempio, nell'edizione francese, spagnola e tedesca, il Sindarin è stato ridoppiato da tutti. Solo noi abbiamo questo caso di sentire Aragorn e Gandalf, eccetera, che cambiano voce quando parlano in elfico. Ah, allora quindi, è così, non l'ha doppiato Pino, la parte in elfico. No, secondo me l'hanno doppiato, ma poi hanno scelto di tenere la voce dell'attore originale. Perché mi sembra strano che improvvisamente cambi voce. Secondo me è stata una scelta fatta da qualcun altro. Allora, ripeto, io la domanda mia ci ho rinunciato, quindi Roberto sceglierà. Però se dovessimo chiedere una cosa del genere a Pino, magari lui può darci qualche altra informazione al riguardo, come è andato di tutto. Ma staremo a vedere. Comunque, allora, io Frank farei così. Non so Dimmi. Se anche Riccardo è d'accordo. Vai. Le domande sono tante, sono tutte interessanti. Devo dire, anch'io potrei rinunciare alla mia domanda
perché tanta è una delle domande che poi è stata fatta anche dai nostri spettatori. Quindi, finché si può, chiediamo appunto a Pino di rispondere a queste domande che ho selezionato, che non sono più due, tre o quattro, ma magari sono un po' di più, e se la risposta è breve c'entrano tutte le risposte. E ti chiedo il favore, Rob, dato che non puoi toglierle dai preferiti, se non sbaglio, di scrivermele in chat privata, se possibile. Di copiarmele e incollarmele in chat privata, così io le metto poi in sovraimpressione. O comunque, se riesci, se mi dici il numero della domanda in ordine, delle domande in ordine, allora facciamo il copia e incolla, va? Facciamo il copia e incolla. Nel frattempo ti lasciamo tempo, parliamo un altro po' il nostro Riccardo. Allora, Rick, volevo chiederti, a questo punto, cosa ne pensi del lavoro di doppiaggio che è stato fatto per la trilogia, e ci aggiungiamo pure per l'Hobbit? Ragazzi, vi ripeto, il nostro Riccardo è un doppiatore, lo fa per professione, quindi chi poco, più di lui poco. Sono più audiolettore che doppiatore, però un po' di doppiaggio lo faccio. Come on, Riccardo, come on. Chi più di lui può darci un'impressione anche tecnica al riguardo, e magari darci pure un commento sul doppiaggio del nostro Pino? Beh, a me ovviamente piace da morire il doppiaggio della saga. E anche l'adattamento, e anche la traduzione che è stata fatta, con tutti i limiti che ci sono. Voi dovete pensare, ragazzi, che tradurre per un film è molto più difficile che tradurre per un libro, perché dovete anche tenere in conto i problemi del labiale. Per esempio, se un personaggio dice peanut in inglese, tu non puoi tradurre la lettera arachide, perché ha tutto un altro labiale. Quindi tante volte gli adattori si inventano di trasformare gli arachidi in pistacchi, perché almeno c'ha la P di peanut. Questo per dire che non è così scontato fare una buona traduzione audiovisiva da una lingua all'altra. E però lì hanno avuto la fortuna di affidare il progetto a un grande che si chiama Francesco Vairano, che è anche la voce di Gollum e Smeagol e di Severus Piton in Harry Potter, oltre a tantissime altre cose che ha fatto. Che Vairano, secondo me, è un doppiatore straordinario, ma eccelle nella direzione e nell'adattamento. Lì veramente, come doppiatore è unico, però non tanto unico come lo è come direttore. E ve lo posso garantire, perché l'ho conosciuto. Anch'io. Ecco, e quindi è stato fatto un lavoro eccezionale, tant'è che il doppiaggio ha vinto anche dei premi. Per esempio, Pino nel 2002 ha vinto un Nastro d'Argento, che è il premio più eccelso del cinema, che ha una... del cinema italiano, che ha un forse vale un po' meno del Davide Donatello, ma siamo lì, insomma, è un premio molto prestigioso, e che ha anche la categoria per il doppiaggio. E Aragorn e Pino lo vinse proprio per il doppiaggio di Aragorn nelle Due Torri. Quindi, cosa dire? Veramente c'è poco da dire su questo doppiaggio. Non l'ha vinto nel 2004? Che io sappia nel 2002, perché le Due Torri è del 2002, quindi di solito si fanno gli Nastri d'Argento parlando dei film usciti nello stesso anno. E ti fai sbagliarmi benissimo. La mia compagna chiede perché è così difficile Peanut. Peanut c'ha una P molto evidente, le labbra si chiudono, P, e questo gesto della bocca purtroppo si vede molto. Quindi arachide, che invece è una parola molto aperta, ci starebbe molto male, quindi... Me l'ha fatto notare proprio Stefania, quando ha visto una serie qualche tempo fa, che avevano tradotto Peanut con pistacchi. E poi recentemente sto iniziando anche io a fare l'adattatore per il doppiaggio, sto traducendo adesso una serie per Netflix, e mi sto scontrando con tutti questi problemi di labiale. Tante volte bisogna parafrasare un po' la frase per permettere di non creare quell'effetto straniante che fa sì che tu dica: ma non c'entra niente con la faccia questa voce. Cosa che si vede spesso nelle pubblicità. Sì. Nelle pubblicità si vede spesso qualcuno che muove la bocca così e una voce sopra che dice: ma non si incolla. In gergo di doppiaggio, incollarsi. Sì, dimmi, Frank. Anche nei concerti, come sappiamo bene, col playback, ovviamente. Certo. Domanda per Riccardo: mi dici qualche titolo di libri che hai doppiato? Qualche lavoro che hai fatto? Ne ho fatti tanti in questi anni. Però la cosa più, diciamo, prestigiosa che ho fatto è stata appunto la saga di Expanse. Che fra l'altro sono nove libri, e siamo arrivati all'otto. Il nove è da due anni che dovremmo farlo, e non si sa perché non ce lo fanno fare. Quanto ci hai messo a fare questo lavoro, Rick? Beh, sono libroni da 800-900 pagine l'uno, e in genere ci davano 12 giorni per registrarne uno.
Quindi, sì, no, si lavora sprombattuto negli audiolibri. Cioè, no, aspetta, davvero. Cioè, un libro di 800 pagine l'hai doppiato in 12 giorni? Sì, l'abbiamo inciso in 12 giorni. Uno credo di essere riuscito a finirlo in 11, risparmiando un turno, se non ricordo male. Quante ore hai lavorato in quel periodo al giorno? Beh, sono turni da 4 ore l'uno, quindi 12 turni sono, sì, 48 ore, diciamo. 48 ore, in genere ti danno, se si calcola che il libro deve durare 20 ore, loro ne calcolano il doppio per la registrazione. Loro hanno tutto un modo di calcolare i caratteri a quanti minuti corrispondono, quindi hanno previsto che era un libro di 20 ore, quindi mi hanno dato circa 40 ore per registrarlo. Però si lavora, eh. Bisogna, cioè, non si può sbagliare tanto. Immagino, pensavo che fosse un mondo molto leggero, molto, no, in realtà no. Bisogna galoppare. Allora, durante le esperienze che ho fatto di teatro, come attore e così via, continuo a fare, incontrando diverse persone che lavorano anche nel mondo del doppiaggio, mi hanno detto che in realtà è un mondo molto competitivo, è un mondo molto difficile in cui entrare, però ovviamente ti dà le giuste soddisfazioni, ma come il resto molti altri mondi dell'arte, e non solo dell'arte. Certo. Dove si trovano? Sì, immagino su Amazon. Su Audible. Sì. Poi un'altra cosa che ho fatto, non potrei dirlo perché deve ancora uscire, però vabbè, Jonathan Strange e il signor Norrell, che è un romanzo fantasy. È molto molto bello, io non lo conoscevo, l'ho fatto questo aprile. E lì mi sono veramente divertito tanto perché è scritto in una maniera deliziosa. Me lo sono proprio goduto. Benissimo, sì, sì. Sì, mi sono divertito tantissimo. Non vedo l'ora che esca e di vedere come va. Sì. Non so se lo conosci, Frank. Sì e no, di nome. È un romanzo geniale che si immagina che che a fine 800 in Inghilterra, no, inizio 800, quando ci sono le guerre contro Napoleone, spunti fuori un signore che sa fare le magie. E ti fa vedere come questa presenza di questo mago influenza tutta la politica, gli eventi storici, reali. Cioè, è una storia alternativa. Poi gli eventi storici vanno comunque, prendono comunque il loro corso. Però ti fa vedere che senso, come sarebbe orientata la politica inglese se ci fosse stato uno. Cioè, si immagina come sarebbe il mondo più o meno contemporaneo con la magia. Se non sbaglio, viene classificato solitamente nella categoria dell'ucronistica, sono delle ucronie, no? Sì, credo che valga come ucronia, veramente bello. Hanno fatto pure una serie TV della BBC che, ahimè, non è mai arrivata in Italia, come praticamente tutta la roba bella che si fa alla BBC. Esatto. Purtroppo. E allora, non è una cornacchia, è il mio pappagallino che si chiama Tonto, quindi smettetela di chiamarlo cornacchia che si offende. Per caso ascolti, vabbè, facciamo a tutti la domanda: la colonna sonora del film per immagini del mondo da tre e mezzo. Penso che questa sia una pratica, non dico universale, ma che portano avanti molte persone. Sì, allora io quando leggo, dipende anche quello che leggo, ragazzi, dipende anche quello che leggo. Solitamente se rileggo un testo tolkieniano, dato che quando vai a rileggere non devi prestare la stessa attenzione che magari di quando leggi la prima volta un testo, dipende sempre, perché ad esempio sto rileggendo nuovamente Il Signore degli Anelli, ho iniziato un'ennesima rilettura qualche giorno fa, perché sto preparando una serie di video incentrati... Oh cacchio! Oh. È arrivato il momento! Sono le 22... Allora, perché sono sto dicendo sembro uno scemo? Allora, no, così, debotto. Grazie. Buonasera. Allora. Ciao ragazzi, ciao. Signor Pino, buonasera. Io mi presento, sono Frank. È un piacere, un'emozione. Lo smetto di dire, sembro un imbecille. Ok, sto sudando freddo. Buonasera, posso chiamarla Aragorn? Sì, figlio di Aragorn. Allora, no, cerco di fare il serio. Buonasera Pino, Pino Insegno, e grazie per essere qui con noi. Veramente scusate la mise, ma fa veramente caldo, ragazzi. Poi... Vabbè, allora, se lo può fare Pino lo faccio pure io. Adesso male, ma tutti poi, no, ho un corpo indimenticabile, per cui posso farlo, dai. Tra l'altro ci stavi mostrando qualcosa di fianco. No, non solo questo, cioè, questa è una meraviglia. Guarda lì. Però aspetta, cerco di non... Aspetta, eh. Aspetta, aspetta. Tempo, magari... allora.
mettiamo, ecco qua. Ah, attenzione. Ora sì, ora sì. Figli di Rohan, fratelli miei, così il monologo viene più calmo. C'hai una stanza tutta arredata, signore degli no amici. Ma qui c'ho la stanza arredata a cinema, sì, e musica, sì. No, io 30.000 tra dischi, sì, è la mia vita, non ho altro. Pino, ho buttato anche l'occhio, ho buttato anche l'occhio sulla tua, sul tuo copri divano. Sì. Vabbè. No, allora diciamoci la verità, diciamoci la verità. Allora, i nostri amici a casa, quando noi abbiamo detto guardate che Pino Insegno è un tolkieniano, è un tolkieniano, c'è chi dice vabbè voi lo dite tanto per no, in realtà io lo dice per farsi pubblicità. Sono uno dei 22 possessori dell'anello, ecco. Attenzione, fagli vedere qual è la cosa più bella che hai, Pino. Sì, mo ve lo faccio vedere, perché quando ho vinto il miglior doppiaggio europeo del Signore degli Anelli sono stato donato dalla società tolkieniana di questo, dove sta la telecamera, ecco. Sì, sì, sì. Quello vero. Quello è uno dei 22 anelli usati, esatto, da Peter Jackson durante le riprese del film. Ah, cioè è proprio preso dal set. Sì, esatto, sono 22. Ma poi bene o male sono 22 anni che doppio Viggo Mortensen. In questi giorni ho fatto gli ultimi due film suoi, c'è l'ultimo di Cronenberg che è terribile. Mamma, tra l'altro ti faccio i miei complimenti anche per Green Book. Sì, devo dire che anche lui è stato molto felice perché gli abbiamo dato quell'aria italo-americana che lui aveva perfettamente, sì, nel corpo e anche nel modo di parlare, ma quando parlava siciliano con i suoi era terribile. Allora abbiamo colto quello per farlo e in quella maniera, cioè è un po' sporco, che cosa mi stai dicendo? Cioè, che me lo dici? Ed era bello, è venuto bene, lui anche è stato molto felice, ma devo dire che per me il doppiaggio è un'arte meravigliosa e cerco sempre di essere diverso rispetto ai personaggi che doppio, anche Jamie Foxx stesso su Ray Charles ha una voce, su Django ovviamente ce n'ha un'altra, che sono sempre io, insomma, mi piace spaziare e ridare un minimo, visto che si parla di traduzione, insomma, il doppiaggio non è nient'altro che una traduzione, l'importante è che sia fatta bene, insomma, come i libri sono adattati in tutte le lingue del mondo, come The Lord of the Rings, ovviamente bisogna stare attenti all'adattamento, che è fondamentale, però con voi non riesco mai, quest'anno che sono i 150 anni, o sbaglio, più o meno, o 150 anni da Il Signore degli Anelli. Siamo per arrivare ai 50 anni, era il fatto di voler fare l'audiolibro, ma sembra che non ci si riesca, insomma, l'unico audiolibro che sognerei di fare e basta, esatto, non riesce di farlo e mi piacerebbe molto, è una questione credo di diritti, dico, insomma sfugge un po' al controllo. Ma sarebbe meraviglioso, sarebbe l'ultimo lavoro che faccio come audiolibro. Ci stiamo ancora lavorando, sappi, lo so, ci immagino. Ancora a Torino abbiamo ribadito questa cosa. Ma tanto qui sei tu. Non è fatto. Qui nascosto c'è un'altra cosa bellissima, ma non so se riesco a inquadrarla. Chiedo scusa di questi movimenti da vomito, ma tutto Il Signore degli Anelli. Ah, ecco lì. Ecco. Edizione specialissima, bellissima, c'è anche, sì, i peli del petto di Aragorn lì. Pino, ci puoi far vedere bene i libri di quell'edizione lì, che io non la conosco perlomeno. No, non sono i libri, quelli sono i Blu-ray. Ah, sono i film. Sono i film da collezione fatti in 1000 copie, fatte in enciclopedia, ma com'è bello il vinile. Anche questi sono stati fatti in pochissime copie, tutti i Signori degli Anelli fatti in vinile. Belli. Sono meravigliosi, perché io sono un grande collezionista di colonne sonore, ne ho 14.000, per cui avere questi che sono 6 vinili per ogni libro, ed è ognuno col colore del film, ed è bellissimo, scusami. E c'era chi dubitava della tolkienianità del nostro film. Beh, c'era chi essere dubitava. Essere tolkieniano come voi, nel senso voi siete uomini di cultura rispetto a me, diciamo che io sono un acquisito, un figlio laico. Vedete, guarda che bello questo.
Che bello. Oh, strepitoso. E sono tutti e tre, ovviamente, i film. E adesso non so la serie che faranno, che serie sarà, ma però insomma. Siamo tutti un po' poco fiduciosi. No, la devo fare. Pino, ti posso chiedere? No, veloce, un'opinione rapida, veloce sulla serie. Che impressione hai? Ma guarda, di quello che ho visto se ne poteva fare a meno, nel senso il trailer, io ho visto solo il trailer perché ovviamente non c'era a disposizione niente, ma raccontare, non ho capito se fanno il prequel, il sequel, il middle, cioè non ho ben capito che serie, se si racconta il Signore degli Anelli, la trilogia oppure chissà cosa, non l'ho capita sinceramente, però è difficile, come rifare Via col Vento adesso o rifare Rocky con un altro personaggio o rifare i film che hanno lasciato un segno, Il Padrino, che ne so, e non con Marlon Brando, De Niro, Pacino, eccetera. È un po' rischiosa, nel senso che sia degli Anelli ancora funziona il film, più dell'Hobbit, sinceramente. Ah, già hai detto una cosa importante, già hai detto che preferisci il Signore degli Anelli all'Hobbit. Sì. Ma chi? Chi non lo vuole? Chi è che non lo preferisce, dai. Ma guarda, mi è cresciuto sotto gli occhi. Devo dire che all'inizio ho avuto anche un po' di problemi con qualcuno dei tolkieniani, perché quando ho vinto il provino con Peter Jackson, lo racconto anche nel libro, e Viggo Mortensen, che mi hanno scelto, qualcuno, non voi, non i presenti, ha detto: beh, Pino Insegno, Re degli Uomini, no. E io ho ribadito a Coming Soon Television in diretta, ha detto: bene, d'accordo, Pino Insegno non potrà mai essere il capo degli uomini, il re degli uomini, ma la mia voce magari sì, permettetemi di farlo e poi ne parliamo. Poi esatto. Ovviamente, come al solito, il successo c'ha tanti padri, l'insuccesso è orfano. Infatti, allora, questa cosa ce la raccontava Roberto, ce la raccontava prima che arrivassi, che è stato addirittura messo in gioco il tuo ruolo come attore, tra virgolette, sì, solo comico, che poi non è fatto solo comicità, no, tu, Pino. No, io guardavo quello, il discorso. Però era famoso per quello. Io posso capire che all'inizio la fama, siccome sono stato uno dei primi attori doppiatori famoso, per cui il rischio era mettere la mia faccia sul corpo di quelli che doppiavo, e all'inizio poteva esserci questa possibilità. Poi ho vinto i provini sotto falso nome, i primi film come Keanu Reeves su Belli e Dannati. Non mi voleva Cecchi Cori perché è un attore comico, per cui ho vinto il provino come Mario Persichetti, per cui diciamo che certe soddisfazioni me ne sono tolte con l'alter ego, e poi vabbè, il resto è storia, insomma. Ma è normale, che ci sta una cosa del genere, però sono veramente orgoglioso e veramente anche un po' atteggione sul Signore degli Anelli. Mi fa piacere averne fatto parte in qualche modo. Ovviamente io sono la voce, lui è il corpo. Però sai, per la gente, soprattutto per la strada, dicono: tu sei Aragorn, tu sei Django, tu sei... Per questo non mi interessa fare, che ne so, 10 pose con Don Matteo. Che me frega che fammi dire tu sei... No, il povero Don Matteo! No! Fa un esempio. Salutiamo banale. Don Matteo! No, ma non è Forello, lui va benissimo, c'ha 100 anni. Non è quello, onore a Terence Hill, ma il fatto di fare, che cavolo ne so... qualsiasi sceneggiato italiano, magari sceneggiato, sì, queste fiction, non è che mi interessi tanto. Vabbè, perché... ma tu sei oltre ormai. Sì, è vero, pensa, non sapevo neanche all'inizio che diventavo re io, ecco. Dire un generale della finanza, mio amico, che nonostante questo non è che non mi faceva neanche multe, tranquilli, ma lui, che era un amante, un tolkieniano, veramente dice: Pino, tu diventerai re. Allora dico: vabbè, allora chiederò più soldi alla trilogia, all'ultimo chiederò più soldi se divento re in qualche modo, ma non è stato così, ovviamente. È stato difficile doppiare il elfico. Una domanda che interessa la fare a Pino. Pino, infatti era la domanda... Raccontaci questa cosa, sì. Era una delle domande che ci interessava farti, era proprio questo. Innanzitutto ti volevamo chiedere, la parte dove ad esempio c'è lo scambio tra Aragorn ed Arwen, e quella parte dove parlate in elfico, è doppiata in che modo? Cioè, come è stata doppiata? È la tua voce? No, la mia voce spesso, diciamo al 70% dei casi, è sempre la mia voce. Il problema era che qualcuno dei tolkieniani presenti in sala ci correggeva la pronuncia. Perché poi uno dice: vabbè, dico Atorat Legolas, e quello fa: no, Atorat con la T qua e Atorat con la
ho detto, ma chi se ne accorge, figlio mio? E lui giustamente mi ha fatto notare che è una lingua che l'autore si è impegnato a costruire declinando anche i verbi, per cui è giusto dirla nel modo giusto, per cui insomma è stato bello. Guarda, Pino, ti capisco perfettamente, perché io nel mio piccolo, dove gestisco un canale YouTube dove racconto le storie della Terra di Mezzo, ogni errore i miei amici che mi seguono, la testa così, Pino, la testa così, fino alla morte. Fino alla morte. E io sono vero, bisogna rispettarle queste cose. È come che per uno che ama il calcio gli sbagli il nome di uno che ha vinto magari uno scudetto, eccetera, per cui il tifoso ci rimane male. In questo caso la società turcheniana, insomma, non è che siete due, siete in tutto il mondo tantissimi, e detenete giustamente, tenete in maniera sacra a tutto questo, e bisogna rispettarlo, per cui insomma io mi sono fatto una risata, però l'unica cosa che non volevo dire nel primo film era Pipino e Orco, perché io che sono di Roma, io ho sempre detto Orco, invece la pronuncia esatta è Orco, e Pipino non mi piaceva, perché Pipino insomma vuol dire altro, no? Per cui invece all'ultima scena della Compagnia dell'Anello, il finale, il lago, e lui dice Merry Pipino, posate le armi, viaggeremo leggeri, andiamo a caccia di orchi. Per cui l'ultima parola è stata orco. Orco miseria. Ma Pino, e invece Prodo, la famosa storia di Prodo. Quella. Frodo è stato difficile. C'è stata tutta una polemica, sì. No, Frodo è difficile chiamarlo quando si allontana, perché se sei di Roma viene fuori Frodo, cioè si allunga la O. E qualsiasi caso si allunga la O a Roma, ma anche in Italia, perché è Frodo, come lo fai? Cioè, è stato complicato, ci ho messo un quarto d'ora, all'ultimo ho fatto Frodo! Oh, se mi hai sentito bene, se no ciccia. In effetti lì il direttore di doppiaggio ha detto, Pino, sembra la Terra di Mezzo, ma fra Centocelle e Prima Valle. E per cui, ma ho avuto la stessa difficoltà a chiamare Ettore a Troy. Ettore, perché è un conto in inglese, Hector. Un conto Ettore, come lo chiami Ettore? Ma pure se sei milanese, è uguale. Ettore, viene sempre fuori una butta la patta che sto arrivando, capito? Non è facile, per cui Frodo è stato difficilissimo chiamarlo. Poi invece, per Frodo invece era bello, perché era il primo piano e lui dice per Frodo, e partivano, cavolo. Ogni tanto questa mi chiede per Frodo e va bene, ma quando mi chiedono il monologo al Nero Cancello, io gli faccio capire che non è, me posso mettere a Piazza Rosolino Pilo. Un conto il mio collega amico Luca Ward, che dicono al mio segnale scatena dell'inferno, finisce, va bene così, ma io non posso fare restate fermi, figli di Roma, di Condor, fratelli miei, cioè non lo posso fare. È troppo lungo. Ma ti serve più che altro una spada, ti devi portare una spada sempre dietro. Ma meglio, ma restano, perché ma non è questo il giorno, cioè non si può fare oggi, non combattiamo, eccetera. Vabbè. Oh, Pino, senti, allora, racconta l'aneddoto invece di quando hai incontrato Sì, quello è molto divertente, ho scritto anche nel libro mio, questo La vita non è un film. Sì, sono molto divertente, perché io sono a casa. Mi sentite bene? Sì, spero che la voce. Sì, benissimo. Ero a casa a fare il bagnetto al mio primo figlio, poi ce n'ho quattro, insomma, vabbè, neanche i Casamonica c'hanno quattro maschi come me. Complimenti. Insomma, arriva la telefonata, ho già doppiato la trilogia, e stavo doppiando Ala Triste, Il destino di un guerriero in quel momento. Bellissimo. Arriva la telefonata, dico pronto, chi parla? Sono Viggo. Dico, sì, Viggo chi? Viggo Mortensen, sono a Campo dei Fiori, vieni a mangiare la pizza con noi. Io ho fatto, guarda, io sotto un cruise, non mi rompi i coglioni, ho attaccato. La seconda telefonata, Pino, sono Viggo, vieni. Ho fatto, ma non c'è niente da fare, e ho riattaccato. Terza telefonata, Pino, sono Enrico Loverso. Ciao Enrico, scusa, prima, ma chi gli ha detto a Viggo Mortensen? Come Viggo Mortensen? Sì, no, lui stava qui con me, stiamo a Roma a presentare Ala Triste, Il destino di un guerriero, alla Festival del Cinema, gli ho parlato di te, ti vuole conoscere. Io ho detto, vieni, siamo a Campo dei Fiori, alla pizzeria, vieni, stavo già lì.
Mio zio ovviamente è affogato nella... Vabbè, poi l'hanno tirato fuori, nella vasca. Sono arrivato e mi sono trovato di fronte, dico che poi era irriconoscibile da quel punto di vista, perché slavatino, capelli corti come questi, i jeans strappati, un paio di pantofole, una magliettaccia, insomma, un ragazzotto, però carino, disponibile, usciamo fuori a fumarci una sigaretta, la gente ferma me e lui mi dice: come mai? Ma sai, in Italia sono abbastanza famoso, eccetera. Ma la cosa divertente viene adesso, quando io decido di fare da cicerone e dico: Vico, vi porto a vedere un po' Roma, siamo al centro, dai. Usciamo per Campo dei Fiori e ovviamente camminavamo io e Vico davanti, gli altri dietro. Una masnada di ragazzi mi riconosce e cominciano a fare: guarda chi c'è, Pinozzegno, a biondo ce fai la foto con Pino? A biondo ce fai la foto con Pino? Era Vico Mortes, no? Che ha preso questa macchina fotografica, e che loro sono deliziosi. Io, imbarazzato, mi avvicino a questo e gli dico: c'è una parolaccia, ma c'è sta tutta. Mi avvicino e dico: senti, scusa, ma ti rendi conto a chi ha dato la macchina fotografica? Non lo fa, no, a chi ho data? Guardo bene, quello è il Signore degli Anelli. E lui mi risponde: Abì, a me che cazzo me frega che fa orefice, io fa orefice. Cioè, io credo che una risposta del genere, no, è di una bellezza assoluta. Cioè, a me che me ne frega che fa l'orefice, no, non la puoi inventare una battuta del genere. No, ma perché tra l'altro, Pino, cioè, alcune persone che non conosce magari la tua carriera, sa, magari pensa che tu abbia fatto solo quello, in realtà no. Io ti voglio ricordare, Pino, che tu hai cresciuto me e molti altri come me con la premiata ditta. Beh, sì, certo. Io ci sono cresciuto con quella, vabbè, quindi io ti ringrazio. Quasi 30 anni di carriera con la premiata ditta, straordinaria, quando la televisione si poteva ancora fare e si chiamava televisione, quando noi facevamo l'Allegra Brigata ancora prima. Il sabato sera con Gino Bramieri eravamo 12 attori. Garinè venne a vederci con Bramieri e ci portò il sabato sera su Rai 1, una compagnia dove eravamo noi quattro, ma c'era Massimo Popolizio, Fabio Ferrari, insomma mio fratello, insomma gente forte, che dopo è diventata tutti dello stesso quartiere più o meno di Monteverde. E da lì poi è nata la prima vita, da un'intuizione di Boncompagni intorno alla piscina, ci disse: formate un quartetto, vabbè. Però vi ripeto, per questo mi sono divertito quando ho fatto a teatro 58 sfumature di Pino, ho raccontato questo e Giunti e Bompiani mi hanno chiesto di scriverlo in un libro, e in effetti è diventato un bellissimo libro, audiolibro, sì. La vita non è un film, che è veramente interessante, perché poi l'ho scritto con due scrittori veri, perché certe cose devi affrontarle con la gente che le sa fare, per cui 9 mesi, un parto vero, e poi me lo riprovo, veramente un bel libro di formazione, e sono molto contento. Pino, allora, per ora abbiamo fatto 4 chiacchiere a ruota libera, dato che non vogliamo sequestrarti, in realtà sì, un po' sì, soprattutto con questa canottiera, Pino. Sì, no, bella sei, sei da sequestrare, diciamolo. Allora, dato che non vogliamo sequestrarti per troppo tempo, anche perché hai i tuoi figli e così via, vorremmo farti delle domande che i nostri amici a casa, che ti dico sono tantissimi, che ci stanno seguendo. Abbiamo raccolto un po' di domande e vorremmo fartele. E ovviamente delle domande a cui tu hai tutto il diritto di rispondere o di non rispondere o di mandarle a... Sì, al quinto emendamento. Esattamente. Allora, la prima domanda che vorremmo farti... A molte però già risposto direttamente. A molte sì, beh, infatti sì. Infatti te l'ho raccontato. Infatti sì. E infatti adesso andrò a selezionare tra le selezioni. La prima domanda in realtà è una domanda molto classica, in cui in parte ci hai già anche risposto, e cioè lo fa il nostro Antonio Agostinacchio. Domanda per Pino: quando e come si è avvicinato per la prima volta a Tolkien? Io specifico la domanda: quando è che sei proprio il primo contatto con le creazioni di Tolkien? Guarda, è stato inutile dico bugie e faccio finta di essere un grande lettore, sono un uomo che ha studiato, sono anche diplomato e laureato, però insomma Tolkien l'ho conosciuto grazie al fatto, conoscevo Tolkien, conoscevo Il Signore degli Anelli, avevo visto quel cartone animato sbagliato di Alf Bansky, che sì, fece soltanto l'inizio, che era molto bello come disegnato, ma non ebbe nessun tipo di successo. Quello lo vidi e comprai anche la colonna sonora. Però
lì ho cominciato a capire che c'era qualcosa di importante, ma non mi sono mai avvicinato tanto. Mi sono avvicinato, diciamo, nel 98. Nel 98 sono ormai 24 anni che sono vicino a Tolkien da questo punto di vista, che ho letto moltissimo, ma è stato lo startup, diciamo, che è stato proprio il film che mi ha aiutato in tutto questo. Tante volte sono i film che ti aiutano a conoscere magari un autore che non pensai esistesse, non Tolkien ovviamente, ma tante altre cose, o musicisti che non conoscevi. Per cui, diciamo la verità, mi sono avvicinato a Tolkien e al suo mondo grazie al film. Ma hai deciso tu di candidarti per la parte di Aragorn? No. Mi ha scelto Francesco Vairano insieme ad altri, come sempre si fanno i provini, e mi ha detto soltanto di essere poco eroe all'inizio, perché era Ramingo, c'era, era scuro, era un po' più, avevo la voce più leggera 24 anni fa, ma di essere poco eroe da quel punto di vista ancora, perché si trattava del primo film e poi sarebbe cresciuto, ma in quel film, in quel provino, doveva essere, diciamo, pulito, leader di un gruppo, ma senza essere un comandante, un generale senza macchie e senza paura, insomma. E per cui lo affrontai così e l'ho vinto. Meno male, sono contento, insomma, non sapevo. Meno male. Non sei mai cosciente. Questo è come quando è uscito The Dark Side of the Moon e sono andato a comprarlo. Non vai a pensare che compri il disco epocale, nel senso, pensi che sia un bellissimo disco il nuovo di Pink Floyd, ma non pensi che chi non ce l'ha dentro casa, secondo me, non è una persona degna di fiducia. Adesso non voglio offendere nessuno, ma insomma, The Dark Side of the Moon non può mancare dentro una discografia, come non può mancare la trilogia del Signore degli Anelli, insomma, ecco. E non si può sapere domanda... chi erano, scusa Pino, non si può sapere chi erano gli altri provinati, no, per correttezza, ma, naturalmente. No, non è un problema. Tanto, guarda, nel doppiaggio la cosa bella è che se perdi un provino tu lo vinci un altro, bravo. Non è come la televisione che rubano le parti, gli spettacoli, e arriva qualcuno non degno di tutto questo. Aia. Fatemi una domanda. Ditemi perché non mi avete più visto in certi programmi, ecco. Ma questa è un'altra storia. E c'erano i Francesco Prando, Luca Ward, credo che eravamo un po' tutti noi, insomma, i soliti nomi di questa generazione, sì. Massimo Rossi, insomma. Il buon Luca si offende se diciamo che hai battuto Luca Ward? No, ma sai, non mi ricordo più. No, io e Luca siamo tanto amici, ma tutti siamo molto amici, infatti. Luca che dice sempre, io diciamo, i primi tre doppiatori italiani sono Luca Ward e ci giochiamo su questo, perché lui poi dice delle frasi nei film, è molto fortunato, fra virgolette, gli capita il corvo e dice non potrà piovere per sempre, cioè, capito, frasi che restano, a me mi tocca di monologo lunghi di una quaresima. Però no. Infatti, la caratteristica che ho notato è che lui dice frasi molto spesso, esatto, molto concentrate. Esatto. Tu però fai discorsone. Esatto. Il tredicesimo guerriero. Esatto, pure il tredicesimo guerriero. No, ma infatti con Luca ci giochiamo spesso. Questo anche quando l'ho invitato a Boys Anatomy su Rai 2. Ci abbiamo giocato io, lui e Pannofino su questa cosa. Che poi, cioè, tu c'hai un esercito di 1000 uomini e a voce bassa dici al mio segnale scatenate l'inferno, cioè non te sentono, uno dice che è inverno, che domani vado a muovere il cappotto, non ho capito che ha detto, cioè invece di al mio segnale scatenate, no, primo piano, al mio segnale scatenate l'inferno, yuhu, hai capito? Per cui io prendo in giro su queste cose qui e ci divertiamo molto, per cui dimmi. Allora, volevo farti poi una domanda sempre inerente alla prima che ti abbiamo fatto, ma a questo punto ci giriamo un po' intorno. Mentre ti preparavi per il doppiaggio, ci domanda la nostra Morico, hai attinto dalla lore, cioè dai testi di Tolkien, se sì, da quali? Cioè, su cosa ti sei preparato, se ti sei preparato? Perché in realtà Riccardo prima ci diceva che di solito, cioè, un consiglio che si può dare ai doppiatori è quello in realtà di non prepararsi troppo la parte che bisogna recitare. Bravo, un attore meno è preparato meglio è. Sai quanti film ho scoperto alla fine che ero l'assassino o che ero io il colpevole o che ero io l'innocente? Tantissimi. Se ti dicono dall'inizio che tu sarai così, se mai se l'ho detto subito, per la mia ignoranza fortunata, che sarei diventato re, l'avrei già cominciato a fare, sì, da leader, da re,
se a Departed sapevo che Mark Wahlberg era lui l'assassino, l'avrei fatto diversamente, perché comunque semini qua e là un po' il seme di quello che già sai. Invece, come nella vita, non sai quello che succede, non sai quello che stai per dire. Sarebbe bello anche nella recitazione che succedesse questo, a meno che non devi preparare un classico, insomma. Però nel doppiaggio tante volte è meglio non sapere, sì, proprio per non avere quel vezzo di buttarla dentro in un altro modo. Per cui diciamo che l'appetito è venuto mangiando. Poi noi doppiamo in bianco e nero, certe scene non erano neanche finite come effetti speciali perché ci hanno paura che rubi il video, insomma, non si capisce. Per cui tante volte non senti manco la musica, non sei trasportato in quel mondo come dovresti, la vedi grigia, cioè, certe volte adesso arrivano addirittura nere solo la bocca. Cioè, noi l'ultima stagione del Trono di Spade abbiamo doppiato le bocche, poi buio, l'altra bocca che risponde. Lea. Assurdo. Lea. Ma e sono degli accorgimenti che vengono fatti appositamente? O... Per non far rubare l'immagine, okay, e non spoilerare chissà cosa. Cioè, okay, ce l'avevano il telefonino all'entrata, ma un'esagerazione. Un'esagerazione. Esagerazione, perché... sì, ma no, perché non vedi il film, santo Dio, fai capire con chi sto parlando. Sì. Cioè, è la Marvel pure. Io ho doppiato... Ma poi non è la stessa voce, no? Cioè, non è solo la voce. Ma la voce la senti, ma non vedi l'espressione. Ma cioè, gli occhi. Gli occhi raccontano tutto, noi doppiamo gli occhi. Addirittura quando ho fatto Peter Dinklage, il nanietto del Trono di Spade, lo doppio, quando fa film lo doppio io, perché c'è un vocione che non finisce mai. E in uno degli ultimi, il penultimo degli Avengers, c'era lui, ma non l'ho visto, l'ho visto al cinema che era lui. Non lo sapevo che cavolo stava a fare. Le intenzioni erano quelle, ma non vedevo la faccia. Per cui ma sapevi che stavi lavorando per la Marvel, però? Sì, anche se cambiano il titolo all'entrata, non te lo dicono. Ma cioè, lo fanno anche con persino con i doppiatori, è assurdo. Ma noi non possiamo entrare nella sala vicino se sta girando un altro film. Capito? È proprio macello. Cioè, io stavo doppiando Ray Donovan, che so, vicino ci stava la casa di carta, no. Poi entrare. No. E poi a noi ci chiamano setta, noi tolkieniani. Ma no, ma è diventato un macello perché devi entrare, il pass, la foto, il doppiaggio, devi doppiare da soli normalmente i protagonisti abbiamo sempre fatti da soli. Nel Signore degli Anelli no, fu una delle ultime esperienze insieme, eravamo la Compagnia dell'Anello insieme, io, Massimiliano Manfredi, il grande Renato Mori, Perino che faceva Frodo, Perino, sì. Massimiliano Alto, Sam, insomma, eravamo tutti insieme ed era molto divertente perché certe volte cazzeggiavamo molto e si incavolava Francesco Vairano. Per quanto possa essere un re degli uomini, anche Aragorn cazzeggia, anche Aragorn cazzeggia. No, mi faceva ridere Legolas, mi faceva ridere biondo con orecchia a punta. A un certo punto ha detto: attento Legolas, c'è un orco dietro la colonna. No, quando dici Legolas, cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Può succedere, insomma, che una risata te la fai, dai, ci sta anche sul set, secondo me due risate se ne sono fatte anche devi alleggerire, sei una leggerezza calviniana, non superficialità, perché non ti puoi deconcentrare, insomma. Però diciamo che ci siamo divertiti a farlo. Divertiti vuol dire ci siamo impegnati molto a farlo bene. E, Elisa Scazzoso ti Oddio. Chiede... Oddio! No, Elisa Scazzoso ti chiede... bisogna mantenerla tranquilla. Assolutamente, vorrei, sì. Se si scazza... Cosa ti è rimasto dal doppiaggio di Aragorn? Penso tanto. Tutto, tantissimo. Mi è rimasto il fatto di sentirti eroe. Sai, quando doppio un film, noi siamo sempre dei bambini, quando andiamo al cinema e usciamo, continuiamo, se era un western, a fare bish, bish, bish. Cioè, calcola che dopo il ritorno del re, a me non mi dovete rompere le palle, per una settimana ero re, cioè almeno una settimana lasciatemi stare, io sono il re degli uomini. Giusto Frodo e gli altri non dovevano inchinarsi a me, ma il resto sì, capito, insomma, ero molto... No, mi è rimasto tutto, mi è rimasto... proprio la bellezza di attenderlo ogni due, tre, non mi ricordo, ogni paio d'anni uscì il film, per cui non vedevo l'ora di riavventurarmi nella terra di mezzo. Mi è piaciuto, mi ha lasciato tantissimo, tanta soddisfazione, tanta gioia,
la bellezza delle musiche di Howard Shore, la bellezza delle immagini, insomma, far parte di un almeno una piccola parte di un momento epocale fa sempre piacere. Guarda, Pino, si può notare dai tuoi occhi. Tuoi occhi, quando ne parli, si capisce tutta l'emozione che provi ancora dopo 20 anni. Dopo 20 anni. Sì, no, non sai, me la tenne viva la gente, perché per strada, santo Dio, è un continuo, è un continuo. Cioè, se vedi i messaggi, come per strada quando parlo di calcio, a Roma e a Lazio esiste a Roma, ma quando vado in giro c'è Aragorn, c'è niente da fare. Sì, c'è sta pure Zoolander, c'è tanti film che ho fatto, però... Aragorn mi ha fatto diventare un po' Aragorn anche a me. Cioè, la gente fa questi giochi strani. Se tu io mi ricordo facevo la presa in giro di Beautiful Ridge, sono troppo figo, per la gente è diventato troppo figo. Cioè, non era ironia, cioè, e insomma mi dà tanta gioia, perché mi fanno sentire veramente più importante di quello che sono. Ma non come Pino Insegno che fa l'autografo e la foto, ma come Aragorn. Cioè, tu sei Aragorn. Me lo fai, Aragorn? Mi registri un audio? Io ve lo faccio, non me ne importa niente. Io mi fermo con tutti e ringrazio sempre tutti, perché se sono quello che sono è grazie alla gente. Non sopporto i colleghi che bypassano la gente con tanta semplicità. Rimarranno tutti, secondo me. E questa è una cosa che ti rende unico, Pino. No, ma io sono così. Esatto, la gente che mi incontra lo sa. Confermo, posso confermare. No, ma Pino, ma tu devi sapere una cosa. Noi, posso raccontarla, Robè, molto veloce. Eravamo a cena a Lucca Comics l'anno scorso. A un certo punto io non sapevo niente, Roberto se ne esce. Ma lo sapete che ogni tanto scambio qualche messaggio con Pino Insegno? Così proprio. Io non ci credevo. Lui si è preso il cellulare e mi ha fatto: ma questo è Pino Insegno, come pensi? È stata bellissima come cosa. Gli ho mandato pure 2 pagine lette, perché lavorava da me, dove stavo io in vacanza a San Nicola, ma San Nicola è un tolkieniano, e per cui ogni tanto mi ha fatto leggere un paio di pagine del Signore degli Anelli e l'ho spedita. Credo che Roberto ce l'abbia, insomma, in audio. Sì, assolutamente sì. E allora, un'altra domanda era di Ricco Riotto. In realtà è una domanda che ti abbiamo parzialmente già fatto, hai già parzialmente risposto. Quando hai doppiato Aragorn, hai dovuto imparare anche un po' l'elfico? Più che altro ti chiedo, fino a che punto ti sei spinto nell'imparare l'elfico? Cioè, si è messo a studiare la grammatica, No, diciamo che quando capitavano quelle frasi da dire, c'era chi le sapeva, c'era il tolkieniano del momento che ci spiegava come dirla. No. È come quando ho fatto, la promessa dell'assassino e parlava russo. C'era una coach russa che, nel momento in cui lui dà all'americano, cioè da devi stare attento da un uomo come me, mami vesmirev sep coach, era una persona che ci indirizzava nella pronuncia giusta e si incazzava con noi. Quello sbagliava. Viggo Mortensen diceva pasmotrim, e noi diciamo pasmotrim, e lei dice no, se dice pasmotrim, ho detto capito, ma quello è un originale, ho detto pasmotrim, andate con me, ma che cazzo, cioè vai. E invece era cattivissima, o come il sudafricano su Mandela, lì è stato terrificante, il sudafricano, la lingua cosa, doppiare Mandela lì è stato terribile, ma è un'altra storia. E un'altra domanda ancora, riguarda proprio un momento particolare della trilogia. Durante i 3 film ho notato un cambiamento nella voce di Aragorn, in particolar modo nel terzo. Ti chiedono il motivo, se è vero, ovviamente. C'è stata una crescita, di Viggo Mortensen, per cui come età e come vocalità è stata una crescita anche mia, ed è stata una crescita del personaggio, che da Ramingo diventa condottiero, diventa il capo della compagnia, diventa il re, per cui la sicurezza cambia la tonalità. Se sei insicuro parli in un altro modo, tiri un po' più sulla voce. Quando sei sicuro dici vieni da questa parte, non è dici vieni da questa parte, cioè cambia un po' l'atteggiamento vocale, per cui siamo cresciuti tutti, insomma, in 6 anni, 7 anni, 8 anni, quelli che sono stati, si cresce. È cresciuto pure Viggo. Ebbene sì. Anche se lo cambio sempre un po', lui gli do un po' più di timbro, ogni tanto mi perdonerà, cerco di farlo un po' più presente, lui ingola sempre tanto, però insomma diciamo che
lui è molto contento di come lo faccio. Ci incontriamo praticamente una volta l'anno, ogni volta che viene a presentare un film ci fumiamo una bella sigarettina insieme, che lui poi non ama il casino dell'anteprima eccetera, una persona veramente è figo, cioè sa sei lingue perfettamente, meno che l'italiano, io ho detto non lo imparà perché sennò cazzo è tutt'uno, io non ci sto a fare. Ed è veramente una persona discreta, uno scultore, un pittore, un poeta, insomma, ecco. Mi fa molto piacere essere il suo alter ego vocale in Italia. Tra l'altro è una persona che passa veramente poco tempo sotto i riflettori, cioè lui li sfugge, li fugge. Adesso ce ne sono due, ne ho doppiati due praticamente, di Ronaldo fa questo inglese sub che sta, questo collega, quei ragazzi, credo di Thailandia, non mi ricordo, che rimangono nella grotta, prigionieri dei sottotitoli. Devo dire che lui è perfetto, parlo l'inglese perfetto, ovviamente non americano, cioè inglese con gli accenti inglesi, ovviamente non abbiamo potuto replicare quello che sarebbe stato, però è perfetto anche quello. Poi questo di Cronenberg si sente un po' male, si sente un po' male, ti sentiamo a tratti, Pino, ti sentiamo a tratti. Oddio. Ecco, perfetto. Sono brutto a vedersi, ma mi sono avvicinato. No, così non si vede la canottiera, però ti prego, voglio vedere la canottiera. No, ci teniamo, ci teniamo. No, vi prego. E, insomma, va bene, ho fatto questi due film, sto facendo come due di Jamie Foxx, che insomma se ne potrebbe fare a meno pure di quelli, però non ne posso parlare. Va bene, e un'altra domanda è, la scena per Frodo. Quanto ti ha emozionato doppiarla? E il nostro amico Antolizzi ci dice: io da spettatore mi sono emozionato tantissimo. Io ho pianto a quella scena. Ti ringrazio. Ci siamo stati molto, per un motivo. Le frasi brevi sono quelle più complicate. Quando ho fatto, che so, Django, e lui ritrova la sua donna dopo tanti anni di schiavitù e gli dice ciao piccola peste, quando apre la bocca. Ci siamo stati 40 minuti. Perché è complicato. Come glielo dici? Ciao piccola peste, che è un'amica tua? No, ok. Ciao piccola peste, che fai? Ci vanno a letto? No. Ciao piccola peste, che è una soppopera. Per cui è un casino, anche per Frodo, ma all'inizio l'avevo fatta, mi ricordo, molto eroica. Per Frodo, ho detto, e che devi fare, madonna mia, che è? Cioè, meglio, più leggera. Trovare la tonalità giusta è più difficile sulle frasi brevi. Poi la dici semplice ed esce fuori, per cui è uscita per Frodo. Però sentita, insomma, devi viverla. E sono le frasi più complicate, è più facile fare il monologo che di per Frodo, veramente. Sì. Nel monologo se ti perdi una sillaba, chi se ne frega, ma una frase piccola, è fatta di tre sillabe e ognuna conta. Esatto, poi è per Frodo, insomma. Ma senti, quindi, se io mi fumo una sigaretta, voi vi incazzate? Vai. Facciamo come era in televisione. Una volta che Indro Montanelli, Pannella, fumavano tutti in televisione. Pino, sei letteralmente a casa tua. Letteralmente. Esatto. Quindi va benissimo. Nel frattempo ne approfitto per farti l'ultima domanda ufficiale. Poi cazzeggiamo un po'. Dai, un po' cazzeggiamo. Poi mi tocca tornare a casa. Sì, ovviamente. Scherzo. Però l'ultima domanda è, sembra scontato con una domanda stupida, però magari ci stupisce. La tua scena, la domanda di Riccardo Loiaco, no? La tua scena preferita della trilogia? Guarda, è ovvio, sembra scontato che è il monologo. Però a me, per esempio, è piaciuto nel primo il momento in cui lui è Ramingo e misterioso sta alla finestra e vede i Nazgûl e racconta chi sono a Frodo e agli altri Nazgûl. Quella mi è rimasta molto impresso, mi è piaciuto molto quella interiorizzazione, quella mistero che ancora non si sa chi è, chi non è, quella mi è rimasta impresso. Poi ovviamente il monologo, ovviamente le frasi, però mi piace anche il finale, oggi non è il giorno di un uomo soltanto ma di tutto il popolo di Roma, mi sembra molto bello, voi non dovete inchinarvi a me, sono io che mi inchino a voi, insomma devo dire che ogni momento è epocale in quel film, non c'è un momento in cui puoi buttare via una frase e dirla così, mai, ci siamo sempre concentrati su ogni parola. Però il pezzo misterioso dei Nazgûl, del primo, mi piace molto. Bello. La finestra. Molto affascinante, perché la tua voce riflette fra l'altro molto bene, come giustamente dicevi, l'introspezione che ha in quel momento Aragorn. Sì, quindi riesce a riflettere, l'ha abbassata in modo tale da far sentire appunto quell'effetto. Molto, molto bello. Infatti sono molto felice. E...
Allora, io non ti ripeto, ti vorrei sequestrare, soprattutto con questa carattera. Risuccederà, dai, ristaremo insieme quando finalmente faremo, caro Arduini, l'audiolibro del Signore degli Anelli. Esatto, speriamo bene. Speriamo bene. Ti chiedo solamente un'ultima cosa. Ti chiedo un'ultima cosa. Sì. Se vuoi, magari, recitarci proprio una frasina, due paroline, invece di per Frodo, dato che il canale si chiama Valinor, se ti fa piacere dire per Valinor. Per Valinor. Valinor è il nome del canale, ok? Considerami è il mio regalo per Natale. Mi fai un regalo per Natale? Non la potrei, mettiti in primo piano tu. Dire di tu per Valinor senza emettere il suono. Ok. Senza emettere il suono. Fammi vedere intanto come la fai. Vai, io fai mi metto qui. Più in primo piano, più vicino con la bocca. Ok? Muovi la bocca. Esatto. Ok. Però in questo caso mi sto... No, più serio. Tira un po' più sulla faccia perché sei... Ecco. Allora, quando gli do il via io, 3, 4. Per Valinor. Aspetta, non l'ho detto. No, ma hai fatto 3 e 4. Esatto. Facciamo 3, 2, 1. Facciamo 3, 2, 1. 3, 2, 1. E tu un tempo. 3, 2, 1. E attacchi. 3, 2, 1. Per Valinor. Dai, ma attacchi dopo. No, è andata bene. Perché lo vedo in ritardo, forse io. Sì, in ritardo della diretta. Bene. Ok, allora, rimetto subito Pino, perché io sfiguro assolutamente. Allora, Pino, io ti ringrazio infinitamente, non so più che altro dire per ringraziarti. È stato magico. Io, come ti dicevo, non solo io, ovviamente, ci sono cresciuto con te, letteralmente, quando ho visto i Signori degli Anelli al cinema, quando uscì all'epoca La Compagnia dell'Anello, io avevo tipo 17 anni, o forse... Pure io, anch'io, avevo 19 anni. Non credo. Te li porti benissimo. Quindi, allora, se ti dico che ti faccio i miei ringraziamenti, ovviamente io faccio da portavoce dei ringraziamenti di una generazione, Pino. Di una generazione non solo di tolkieniani, ma di ragazzi, e non solo, che hanno apprezzato tutti i lavori che fai e che continui a fare. Io, fra l'altro, da cinefilo non posso fare altro che ringraziarti anche per gli altri lavori che fai, oltre a quello di Anelli, e tanti lavori di doppiaggio che fai, tra cui lo stesso Green Book, che io ho avuto il piacere di vedere anche quello al cinema. Bello, sì, bello, molto molto bello. Ma anche Sacha Baron Cohen mi diverte molto. Sì, assolutamente sì. Buona a due. È bellissimo. Buona a due. E quindi io ti ringrazio ancora infinitamente, ringrazio ovviamente Roberto per avermi dato la possibilità di parlare gancio, con te. Il gancio è quel disgraziato di Roberto. Il gancio è quel disgraziato lì, assolutamente sì. E niente, quando vorrai... Ma hai detto che ritorni. Ritorno, tanto che Roberto mi marca stretto a uomo. Facciamo così, Pino, se darai uno sguardo alla serie, un'occhiata alla serie, quando uscirà a settembre, vuoi magari fare anche un commentino, un giro... Sì, non vorrei sembrare geloso, perché un po' lo sono, sinceramente, però quando ho visto i pezzi così mi sembra un altro Trono delle Spade in minore. Cioè, Tolkien, il Signore degli Anelli, va trattato in un altro modo. Il Signore degli Anelli non può essere ridotto a una serie. Io lo capisco che lo fanno per mangiare e per vendere. Il Signore degli Anelli è quella, è la trilogia. Cioè, non ne ha scritti 12, ne ha scritti 3. La Compagnia, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Non è che si è inventato prima del Ritorno del Re La Compagnia d'Anello 2, cioè non è così. E già il film è libero fino a un certo punto, perché è molto fedele. La serie devi reinventarla, e non è scritta da Tolkien, per cui ci sarà l'idea, gli storici tolkieniani saranno attenti, però non la puoi ridurre a uno sceneggiato stagione 1, stagione 2, stagione 3, chissà che fine farà. Non è così, non è una soap opera. Come non essere d'accordo, Pino. È un capolavoro che va trattato come tale, insomma, non si può. È come scrivere il seguito di Biancaneve, di Cenerentola, non si può fare. E come non essere d'accordo, Pino, io mi batto proprio per questo, gli amici a casa lo sanno. Allora, l'ultima domandissima, il tuo personaggio preferito, anche se è stupido chiedertelo. Di cosa? Di... Del Signore degli Anelli. Del Signore degli Anelli. Che domanda è? Vabbè, allora, a parte lui.
A parte lui, vabbè, Gollum ovviamente al suo perché. Eccolo! Gollum al suo perché. Gollum al suo perché, perché è pazzesco, Vera non l'ha fatto benissimo. Gollum è bipolare, come un sacco di gente che conosco, cioè, però, è affascinante nella sua follia, nella sua cattiveria, nei villain, credo che sia uno dei primi, insomma. Devo dire, fatto poi benissimo da quell'attore straordinario, che doppio ogni tanto quando è in carne ed ossa, lui bravissimo. E Gollum è affascinante, sì. Sméagol e Gollum, devo dire che più della Compagnia dell'Anello sono un po' Sam, Pipino, Frodo, sono un po' tipo Romeo di Romeo e Giulietta, sono quelle parti meno forti, importantissime, ma è come Romeo, è meglio fa Mercuzio Romeo e Giulietta, è meglio Mercuzio che fa Romeo da quel punto di vista, per cui anche lì credo che Gollum c'ha il suo perché. E Gimli è simpaticissimo, Gimli mi fa fatto benissimo dal grande Renato Mori, indimenticato. Va bene, okay. Pino, allora io ti ringrazio ancora. Grazie a voi. È stato un piacere, veramente. E scusate, niente, la miss, normalmente. No. La prossima volta metto lo smoking, promesso. No, ma perché? La prossima volta senza la canottiera. Ma sì, a quel punto, sempre peggio. Cominciato con il film hard, continuiamo così. Ma sì, perché no? Doppiaggio facevo, attenzione, doppiaggio. No. Non voglio chiederti la tua scena preferita in quel caso. No, non te la chiedo. Come dice il mio amico Rocco, dice Pino, dillo che l'hai fatto solo con la voce, perché se li facevi pure col corpo eri un comico anche lì. Ma questo ci sta. No, ma povero. grazie Pino. Grazie. Vi abbraccio, grazie. Signori. Grazie. Piacevolissimo, ciao, grazie. Stare con voi. Ciao a tutti quelli ovviamente. Ciao. Ciao figli di Roa. Ciao Pino. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie. Ok, allora tornare un attimo alla normalità non è facile. È stato epocale. Niente, ho perso qualche anno di vita in realtà, però sì, è stato bello, è stato molto bello, anche se al momento ancora non riesco a trovare le parole. Ovviamente, ragazzi, ci saranno tanti ricaricamenti del canale, verranno fuori i best of della chiacchierata con Pino, ovviamente. Certo. E niente, tanta roba, esattamente, una cosa che ovviamente ci rende orgogliosi, il Per Valinor, ma il fatto che abbiamo potuto ospitare comunque un personaggio del genere, al di là poi del Signore degli Anelli, ovviamente il doppiatore di Aragorn, lo sappiamo. Ma anche tutta la cultura e l'esperienza che ci ha trasmesso, no, in questo poco tempo. Cioè, assolutamente. Ricordiamo che appunto Pino è una personalità italiana da decenni, quindi voglio dire, è un personaggio a tutto tondo che è stato veramente indimenticabile ospitarlo qui con noi. E se magari ci farà un'altra chiacchierata in futuro, perché no? Alcuni in chat dicevano, ma mi sa che forse Vino non ha capito benissimo di cosa parla la serie, ma lui l'ha detto all'inizio, se avete seguito tutta l'intervista, ha detto, io non è che ho capito bene di che cavolo vogliono parlare, perché esatto. In effetti la serie che cosa fa? Fa una cosa che è abbastanza ingannevole, ti fa pensare che è collegata sotto molti aspetti al Signore degli Anelli, poi in realtà, ma vai a vedere, del Signore degli Anelli non ha poi chissà cosa, o comunque il tutto, l'abbiamo già detto. Però questo tranne il nome del titolo. Il nome l'abbiamo del sempre titolo. Detto, la loro politica è sempre stata quella di legare la serie TV alla precedente produzione del Signore degli Anelli. Esatto. È vero che nel titolo sono arrivati ad avere una cacofonia, perché The Lord of the Rings, due punti, The Rings of Power, quindi Rings uno accanto all'altro, pur di avere nel titolo Il Signore degli Anelli. Ma quella sì, lì è un abominio. Quello è proprio veramente una tattica spudorata di marketing, sì, per legare il pubblico totalmente ignorante su queste cose, legge comunque The Lord of the Rings e dice, va bene, esatto, allora vado a vedere il seguito del Signore degli Anelli. Poi dal teaser tanto non si capisce niente, quindi chi non ne sa tanto può pensare che è un remake, perché vede un po' di spade, un po' di capelli lunghi, un po' di cavalli, allora è proprio fatto per accalappiare. Ma per questo vogliono avere gli stessi personaggi, per questo hanno tanto brigato per avere dentro gli Hobbit,
Perché? Esatto. Perché nel Signore degli Anelli gli Hobbit sono i protagonisti. Sì. E anche lì è sempre una scelta legata al pubblico generalista, che non siamo esatto. noi, non sono quelli che magari vanno e non hanno letto Tolkien, ma magari hanno visto il film. Sono proprio tutto il resto della popolazione che magari di Tolkien sa soltanto per sentito dire, anzi in realtà esatto. non sa nulla del nome Tolkien, conosce esatto. solo il brand, l'etichetta Signore degli Anelli. Infatti, quindi... ma infatti non è chiaro proprio il target di questa serie, non potrà, da quello che si è visto non potrà piacere agli esperti. Quelli che hanno visto il film si troveranno ambientazioni probabilmente del tutto diverse, quindi comunque non ritroveranno quel sapore lì. Insomma, proprio il pubblico generalista comunque cioè, non è chiaro, secondo me. Abbiamo poi vediamo ancora troppo poco. Pino si è imposto un po' come portatore della voce del popolo, nel senso ha detto, io non è che ho capito, perché effettivamente il sì. non tolkieniano, noi siamo esperti, siamo tolkieniani. Quindi bene o male certe cose, ancora, anzi noi ci divertiamo proprio a fare le teorie, ipotesi, eccetera, eccetera, utilizzando la nostra conoscenza tolkieniana. Ma, per esempio, una persona come Pino, che lui per sua stessa missione appunto ha detto io sono tolkieniano, però ovviamente non come voi, ma è un appassionato però del popolo, no? Non è un tolkieniano che magari si legge ogni singola parola di Tolkien. E lui ha detto, giustamente, io faccio fatica a capire effettivamente di cosa può parlare questa serie, non si capisce. Il messaggio promozionale dà un colpo al cerchio e un colpo all'aborto, come sempre. Esatto. Sì. E Pino dove sta? Marco, sei arrivato in ritardo, è stato quasi un'ora con noi, è stato altro che mezz'ora, quasi un'ora con voi. Ti trema la voce? Sì, ragazzi, ma allora io, quando quello che ho detto a Pino, è vero, io sono cresciuto con, ovviamente, tante cose, tra cui anche con Pino. Poi, senza contare che io a 17 anni, il Spirito Signore degli Anelli, quando l'ho visto al cinema, ovviamente Aragorn fece la sua porca impressione, mi fece la sua porca impressione con la sua voce. Quindi, alla fine delle 6.000 domande, riuscito a rispondere solo a poche. Ragazzi, avevamo detto tre domande. Inizialmente avevamo detto una domanda, non solo abbiamo fatto le tre domande che dovevamo fare noi, le abbiamo fatte fare a voi, e avete visto abbiamo messo anche i vostri nomi, ma abbiamo fatte 6 di domande, ragazzi. Sì. Cioè, ma poi già da solo, chiacchierando all'inizio, esatto. ha risposto praticamente a tutte. Esatto. Prima già che lo chiedeste. Da solo ha risposto almeno ad altre 4-5 domande, esatto. quindi insomma, quindi. Molte si ripetevano, in realtà sono state molte le domande a cui risposte. Infatti, non ci si può proprio lamentare del tempo che ci ha concesso. No, esatto. No, assolutamente. Ragazzi, allora, ripeto, è Pino Insegno. Cioè, lui è venuto da noi... proprio per il piacere di stare con noi, solo per quello, e ovviamente per l'amicizia che lo lega a Roberto. Cioè, più di questo, che cosa gli potevamo chiedere? È stato più di 30 minuti, è stato 40-50 minuti, considerate che ha dei bambini, ha dei figli, voglio dire. Soprattutto comunque... ha un bimbo di 2 anni, insomma. Esatto. Beh, ragazzi, allora, la live comunque... l'ha fatto come favore personale. Esattamente. Quindi non ci possiamo lamentare. Assolutamente è agosto, no. È giugno, fa caldo. Assolutamente siamo no, non ci possiamo lamentare. Avere questo bel regalo. Poi è la prima volta, magari se è stato bene insieme a noi, gli andrà di tornare, perché no? Poi sarà tra lui magari dai. Quando sarà e se sarà. Detto questo, allora, niente, io sono ancora un po' sotto shock, anche perché dovete sapere che io stavo parlando con voi e all'improvviso me lo sono trovato in sovraimpressione. Quindi è stato un bel effetto, è stato quando mi sono messo a ridere non lo smettevo più. E gli abbiamo chiesto anche la domanda del personaggio preferito, sembrava una domanda scontata, perché ovviamente Aragorn, che domanda gli facciamo? Però poi ha detto anche Sméagol. Frank, devi ricordare quel per Valinor, ma io già ho qualche idea su come utilizzare quel Valinor. L'abbiamo fatto apposta, scusa. Assolutamente. Con Frank assolutamente. L'avevamo già preparata questa cosa. Assolutamente sì. E poi Maurico chiede, perdona, il teaser uscito oggi con la scritta nulla nasce malvagio sarà riferito agli orchi, vero? Non daranno un cuore a Sauron, spero. No, ma nulla nasce malvagio è corretto, perché come sappiamo tutto viene corrotto, il bene viene corrotto nell'universo tolkieniano, il male non crea nulla, quindi il tutto nasce come bene. Lo stesso Morgoth era positivo e Sauron era un personaggio buono all'inizio, buono, era un personaggio come gli altri. Poi sono stati corrotti. L'idea più probabile è che vogliono concentrare, perché noi inizieremo fondamentalmente nella serie TV, a parte il prologo iniziale, nella seconda era, subito dopo la guerra d'Ira,
quando Morgoth è stato chiaramente lanciato nel vuoto, tutte le sue schiere sono state sterminate e si pensa che addirittura appunto alcune creature siano estinte. Poi si scopre che per esempio i Balrog non lo saranno, ma lo scopre Gandalf quando arriva al ponte di Moria. Prima nessuno pensava che ancora esistessero i Balrog, e anche degli orchi esistono pochissime diciamo comunità, anzi quelle pochissime evidentemente sono costrette pure a vivere sottoterra proprio per scappare alla caccia sfrenata che gli fanno gli elfi dopo che i Valar li hanno praticamente appunto annientati. Gli stessi draghi per sopravvivere vanno nei ghiacci del nord e ritorneranno soltanto molto dopo, a più o meno, no, a metà della terza era, e scenderanno quasi uno alla volta, due alla volta, insomma non è che ce ne saranno molti di esemplari dei draghi. Quindi in questa società in cui tutte queste creature sono scomparse, noi vedremo probabilmente una comunità di orchi e ne vedremo anche la vita sociale, cosa che è, questo è interessante. E in questo, secondo me, quella frase che dicono, no? È per far vedere come con questi orchi in realtà abbiano ancora una certa reminiscenza di essere stati degli elfi in una passata vita. Io penso che calcheranno molto la mano su questo. Però sì. Rob, fino a un certo punto è accettabile, come sappiamo, perché questo discorso si può fare agli inizi di Arda, ma nemmeno nella seconda era, Rob, si può fare nella prima era. Allora, quando gli elfi erano a Quirienen, erano appena nati e iniziano il viaggio e Morgoth li va a prendere. Sì. Lì si può fare questo discorso, ma non credo che arriveremo lì. Ma ci sarà un prologo che farà vedere più o meno queste cose e sicuramente si vedrà da qualche parte nel prologo che qualche elfo viene preso e appunto catturato per poi essere torturato, per poi piano piano trasformarlo in un'altra creatura che diverrà gli orchi. Poi però gli orchi, come dice benissimo Tolkien e spiega in una lettera, sì, anche insomma in una parte insomma dei racconti, si riproducono esattamente come i figli di Ilúvatar, quindi fondamentalmente pure la Silmarillion lo dice, esatto, dice pure in un'altra parte che ci sono anche le orchesse, quindi lo dice esplicitamente. Chiaramente noi vediamo di solito soltanto il lato maschile, perché ne vediamo soltanto le schiere che attaccano, i guerrieri, i soldati, tutte queste tipologie di personaggi che non prevedono tendenzialmente donne. Poi può essere pure che qualche orchessa sia diventata comunque una guerriera, in fondo, in creature così violente, in società che si presume fossero così violente, anche le donne potevano comunque diventare forti e potevano tranquillamente tenere testa alla loro controparte maschile. Detto questo, poi magari come i nani sono indistinguibili maschio e femmina, esatto. Quindi che ne sai, magari Shagrat è una femmina, chi lo sa. Detto questo, non è uscito un nuovo teaser, hanno lanciato un teaser di neanche un minuto, di 15 secondi, che riassembla le scene già viste nel teaser precedente, alcune delle scene, dandone un significato diverso, questo un pochino più malvagio, in cui appunto il male sembra permeare tutto e soprattutto corrompere creature del bene. Questo infatti in chat hanno scritto in molti, è uscito un nuovo tracer, è uscito un nuovo teaser. No, in realtà è un montaggio alternativo di scene che già abbiamo visto, con un voice over un po' diverso, con questa frase che sono uscite alcune immagini nuove, mi pare, però sempre di Rob, ormai immagini nuove escono ogni giorno, quasi ogni giorno, cioè ormai è inutile anche inseguirle queste immagini, perché molto spesso sono magari immaginette da set fotografici, cose del genere, che fino a un certo punto ti possono dare quell'indizio in più, però a me sembra che ormai le basi della serie si siano poste, o meglio sappiamo grandi linee cosa parlerà la serie, quale sarà il periodo, quali potrebbero essere le incongruenze e quali le cose fedeli agli scritti. Le basi per la serie ci sono, quindi una valutazione preliminare già si potrebbe dare, ovviamente basate sempre sul fatto che non abbiamo ancora visto la serie, però già si sa abbastanza. Tal riguardo, tra l'altro, in questi giorni farò uscire anche un video specifico su Arondir, ho fatto un video
specifico su questo personaggio, tenendo da parte il più possibile le mie impressioni personali e raccontando un po' tutto ciò che sappiamo in merito a questo personaggio, perché per il momento comunque sappiamo un po' di cosine, e da quelle, fra l'altro, c'è anche una teoria. C'è una teoria che non vi voglio spoilerare adesso, perché ve ne parlerò nel video, che mette insieme Arondir con il Nazgûl, con i Nazgûl. In che modo Arondir può essere, si può relazionare con i Nazgûl, può avere un qualche tipo di relazione con i Nazgûl? Ci sono anche per mezzo gli anelli del potere, quindi comunque ve ne parlerò appunto nel video che uscirà nei prossimi giorni o magari stesso domani, non lo so, lo devo girare e uscirà. Comunque, allora, ci abbiamo adesso la fine, siamo ancora in 300, porca miseria ragazzi, coppino insegno, coppino insegno, venite a vedere la live in diretta, non va a vedete in differita, mannaggia. E allora, la prima guarderemo tutti insieme in live. Allora, questo credo che si possa fare, Morico, su Twitch. Su Twitch si può fare il watch party su Amazon, però non so ancora esattamente come si fa. Però credo che si possa fare, quindi l'intenzione sarebbe quella, sì, di vedercele insieme gli episodi. O magari di vederceli insieme, non lo so, vedremo. Frank, oggi sei ottimista. Fino a un certo punto. Saluto il nostro Nicola. Ciao Nicola. Un abbraccio. Domanda per Rick, da doppiatore, cosa hai provato questa serata con Pino, Rick? Beh, Pino l'ho già conosciuto, cioè sono già stato al lavoro con lui, cioè sono stato pure in radio con lui una volta. Lui non se lo ricorderà, però lui aveva fatto un contest di voci nel 2018, io stavo lì, sono stato a Voice Anatomy insieme a lui e alla sua troupe. Bellissimo. Esatto. Sì. No, quindi, sì, va bene, non è stato il mio primo contatto con Pino, insomma. E poi oltretutto ricorderò sempre quel consiglio che mi diede ai miei esordi di cui parlavo nell'inizio di questa puntata, ragazzi. Sì, quello me lo porterò sempre, una cosa che abbiamo ribadito dell'importanza di non prepararsi troppo quando si va a fare qualcosa che è già stato fatto. La genuinità dell'impressione. Esatto. E come abbiamo detto, ragazzi, Riccardo lavora in quel settore, quindi chi più di lui magari, ecco, può già avere un'idea cioè, aveva sicuramente già un'idea di Pino, e stasera ovviamente ci ha fatto compagnia. Infatti la prima persona poi a cui ho pensato quando ho detto se c'è Pino è Riccardo, ovviamente. E infatti io mi scuso con Riccardo, che io ormai, Riccardo si è fatta l'abitudine sbagliata, che io lo avviso sempre sulle cose all'ultimo minuto. Ma perché io a volte do quasi per scontato di aver fatto qualcosa nelle mie mille cose che io faccio durante la giornata. Magari l'ho fatto, però poi dico no, ma non l'ho fatto. Infatti oggi ho detto, l'ho invitato a Riccardo e ho mandato il messaggio. Sono andato a controllare, no, non l'avevo inviato. E l'ho inviato, infatti, l'ho invitato alle 5 e lui giustamente si è trovato un attimo in difficoltà. Questa cosa purtroppo capita spesso, infatti mi scuso con Riccardo. Migliorerò. Riccardo, ci sarebbe fantastica. Riccardo, ci sarebbe fantastico tu. Fantastica, so solo vagamente che cosa sia. Settembre, è la fiera a settembre. 17-18 settembre, a Dozza, vicino a Bologna. Ah, a Dozza, sì, certo, non sapevo che si chiamasse fantastica. Manifestazione, che è la manifestazione biennale con Tom Shippey, so tutto, in cui ci sveglierà il drago, in cui ci saranno tante altre attività tolkieniane, in cui ci saranno anche altri grandi personaggi, e insomma venite, perché no, ci stavo pensando, perché mi è arrivata so di questo evento con Tom Shippey, non sapevo, non ricordavo almeno che si chiamasse Fantastica, ma della casa della Tana del Drago a Dozza so tutto. Esatto, anche se non sono mai stato, però vediamo a settembre, mi farebbe piacere, poi vediamo a seconda del lavoro, no, non posso fare programmi, a me mi chiamano 2 settimane prima sui miei lavori, se va bene. E nel frattempo io davo uno sguardo al progettone Gemme di Luce e con grande stupore, con grande piacere più che stupore, ho notato che siamo quasi arrivati al traguardo. Ma siamo al 70% almeno del traguardo dei 10.000. Quindi ragazzi, mi raccomando, questo è ancora il crowdfunding che dedicato al Gemme di Luce, ve ne abbiamo parlato tanto, ve l'abbiamo presentato, ripresentato in tutti i modi, ve ne parleremo ancora, perché vabbè, io voglio avere tutte le illustrazioni quando sarà uscito, e voglio avere una copia, cioè non mi mandi mai le copie dei libri che presentiamo, voglio avere una copia del libro, una copia la voglio avere, non me ne manda mai, ragazzi, voi pensate che io non mi manda mai niente, Roberto.
veramente scherzo. Voglio averla veramente sta copia. Ormai l'ho fatto mio, anche io l'ho fatto mio questo progetto, per favore, voglio avere una copia di questo Germe di Luce. Quando, vedo che ci sono quando lo avremo tra le mani, io vi ho fatto vedere l'altra volta, ti ricordi il bel prototipo che abbiamo fatto, e se riusciamo ad arrivare appunto al 100%, sicuramente riusciremo a anche ad avere la copia per il regalo per il nostro Frank, dai. Ah, Fantastica, vediamo, allora lì pure. Ci chiedono poi anche di Pierluigi. Comunque anch'io lo voglio un regalo, Frank, io voglio la maglietta del canale. Assolutamente, e se sembra Roberto ti devi rivolgere. Allora, sei di nuovo, è molto più semplice con te, vediamo se c'è una birra. Ci sarà Pierluigi, ci chiedono di Pierluigi. La taglia. Credo di sì. Pierluigi c'è sicuramente a Fantastica, già è confermato, fa pure una conferenza insieme a me. Quindi, e quando scala Gemme di Luce? Manca poco, mancheranno 2 settimane alla fine oramai. A metà luglio finisce. Quindi ok. Dobbiamo invogliare tutti, se conoscete persone che ancora sono insicure, vogliono prenderlo, bisogna assolutamente arrivare al 100%. Perché così almeno tutti quanti otterremo il nostro premio. Ma fra l'altro, ragazzi, è anche un modo per farci capire se effettivamente vi interessa questo tipo di progetti. Cioè, se vi piace che magari vi portiamo progetti del genere con illustrazioni dedicate, specifiche, ragazzi, fatte appositamente. Ma la copertina sarà pure rigida, comunque. Non so. Sì, meraviglia. L'ho fatta vedere nel prototipo. Dato che io e Roberto stiamo anche in questi giorni parlando, magari dedicarci anche a altri progetti simili o assaggi dedicati, specifici e così via, questo, se ovviamente il vostro contributo in progetti del genere ci fa capire effettivamente se porterà avanti o meno questi progetti. Ripeto, noi lo facciamo innanzitutto per passione, nel senso che ci piace fare queste cose e quindi... Se vi fa piacere che altri progetti anche in futuro molto simili, a noi può fare altro. Bisogna spoilerarlo ovunque, spoilerate ovunque, e appunto sentite pure Nicola che scrive in chat che l'ha toccato e visto domenica dice che è una figata. Ah, Nicola era domenica a Modena. Nicola era il nostro drago umano, no, non lui, l'altro. Non lui, chi è? Dov'è? Questo pure Nicola Favuzzi lo conosco perché è venuto... Ah, lui, eccolo qui. Sì, lui, esatto. Eccolo. Quello è il Ramma Mezzo, o sbaglio? Il manga sì, Ramma Mezzo. E va bene, allora. Chiacchieriamo ancora un po', non ci lasciate. Ragazzi, 2 minuti e chiudiamo. Abbiamo raggiunto le 2 ore, ci sta. Aspettiamo informazioni sulla partenza del GDR, Frank. Ragazzi, Sto studiando un lavoro a tempo pieno qua. Ammazza. Sto studiando il manuale, quindi a breve, a giorni, ci metterò ancora un po', anche perché devo riprendere un po' la mano nuovamente come master. Ripeto, io ho fatto da master solamente per D&D anni fa, quando ero un giovincello. Poi l'ho un po' abbandonato, ma non per volontà mia, ma perché quel gruppo di amici con cui lo facevo si è un po' separato. Quindi ovviamente alcuni si sono sposati, le solite cose, ragazzi, io da 35enne quasi potrei capirmi che quando vai avanti con l'età alcuni amici li perdi, ma non per volontà, ma semplicemente perché magari per impegni, circostanze, chi si sposa, io stesso a settembre mi sposerò, cambio probabilmente, mi trasferirò, andrò fuori Italia, come potete immaginare, quindi per me fra l'altro sarà fra qualche anno, potrebbe diventare molto difficile partecipare a queste fiere. Perché se dovessi trasferirmi nel paese della mia compagna, sapete a quale paese mi riferisco, mi sarà un po' difficile venire in Italia in ogni occasione. Ovviamente il canale andrà avanti come sempre, però anche con i fusi orari, però mi sarà un po' difficile partecipare alle fiere. Quindi più ne riuscirò a fare in questi 2 o 3 anni, i prossimi 2 o 3 anni, più sarò felice. Come sei andato? Bravissimo, Oscuro, bravissimo. Abbiamo superato Luigi, ma tu devi sapere che quando facemmo la live, in realtà abbiamo raggiunto quasi 1000 spettatori durante una live, una delle live scorse che dedicammo alla serie, però stasera è stato veramente un gran numero, siamo ancora più oltre 200-240, quindi ragazzi, no, di questo non posso fare che ringraziare voi. E poi, Frank, ma questa direttura del Signore degli Anelli la stai facendo all'inizio di alcune parti che ti servono per i video? Allora, la lettura che sto facendo del Signore Anelli la sto facendo per fare una serie di video in cui andrò a fare delle riflessioni particolari su
ogni capitolo del libro del Signore degli Anelli, in modo particolare utilizzando come supporto, lo dico perché già l'ho proposto al nostro Paolo, il libro Leggiamo i Signori Anelli di Paolo Nardi, che ho avuto il piacere di leggere, l'ho letto già e adesso lo sto rileggendo ancora una seconda volta insieme alla rilettura del Signore degli Anelli, per trarne qualche spunto appunto per questa sua nuova serie di video. Quindi userò quel supporto lì, che dove Paolo ha fatto tantissime riflessioni molto interessanti, ma Paolo ormai lo conosciamo. Paolo lo conosciamo, sì. Il nostro Paolone lo conosciamo bene, quindi mi fa piacere dedicargli questa serie di video, che uscirà non con una costanza, diciamo, mensile probabilmente o anche di più. In realtà, come avrete capito, io cercherò nelle prossime settimane, in vista di settembre, di aumentare la frequenza di video. Molti negli ultimi mesi mi hanno criticato dicendo Frank, all'inizio facevi un video ogni due giorni, a volte mettevi video addirittura tutti i giorni. Ma con tutte ste live. No, ma a parte le live, ragazzi, io, come ben sapete, purtroppo, perché mi piacerebbe tanto poterlo fare come lavoro, gestire questo canale come lavoro, purtroppo non è il mio lavoro. È una cosa che io faccio con grande piacere, ma che mi porta via tanto tempo. Quindi non posso dedicargli tutto il tempo che ho a disposizione, gli posso dedicare il tempo che ho, escluso quello che devo dedicare agli altri miei lavori, ai miei studi e così via. E quindi, se dovessi riuscire a dedicargli un po' più di tempo, probabilmente sì, nei prossimi mesi, nonostante a settembre abbia un impegno abbastanza importante, probabilmente cercherò di aumentare la frequenza, la numero di video a settimana, magari a due inizialmente, e poi addirittura portarli a tre, per in vista di settembre. E dirai, e voi direte, Frank, lo fai perché c'è la serie? Anche, certo, cioè, anche per perché quello del motivo. Ma perché nasconderlo? Ma soprattutto perché ha un contenuto in più. Quando avremo la serie, potrò dedicare dei contenuti alla serie specifici, come già vi abbiamo promesso, dedicheremo serie, live, video, di tutto. Quindi avrà anche più senso aumentare la frequenza di video. Quindi, in quel caso, cercherò di spremere fino all'osso il mio tempo libero e dedicandolo interamente a questo canale. Ovviamente, ragazzi, quello che vi chiedo nel mio piccolo, quanto possibile, fateci sentire la vostra presenza. È sempre brutto detto così. Fateci sentire il vostro affetto. Non vi chiedo nulla a parte il vostro affetto. Magari un like in più. Quello che riuscite a fare, perché mi fa capire che appunto quello che facciamo, lo facciamo per un motivo in più oltre la nostra passione. E come sapete, da quando ho aperto il canale non mi sono fermato mai, ragazzi. Posso dire questo, almeno datemi questo momento per essere fiero di me stesso, di darmi una pacca sulla spalla. Non mi sono mai fermato fino al momento in cui sono stato da solo. Quando poi non sono più stato da solo, ma con Lice, con Roberto e con tutti gli amici, da cui Riccardo, Paolo, che si sono uniti a questo gruppo, a questa combriccola, non ci siamo mai fermati, ragazzi, mai, 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 nemmeno quando eravamo ammalati. Vi ho raccontato le mie diatribe con la mia salute. Molti di voi mi scrivevate, Frank, ma sei bianco, ed ero bianco perché stavo effettivamente male. Adesso sto leggermente meglio con la salute, ma anche Roberto andando in giro alle fiere, comunque sempre Paolo col Covid. Paolo col Covid, ma anche Riccardo comunque ha le sue cose e viene, sta con noi ogni lunedì, un lunedì sì, un lunedì no, su Twitch, quindi non ci siamo mai fermati, mai. Che per un canale YouTube, ragazzi, così di nicchia, è vero, sì, siamo quasi 50.000 di noi, quasi 50.000 iscritti, però non siamo 500.000 che tu dici, Frank, con un canale di 500.000 ci puoi campare, ci puoi vivere? No, ragazzi, no. Con un canale di 50.000 iscritti non ci puoi vivere, questo ve lo dico molto sinceramente, ci puoi fare ben poco da quel punto di vista lì. Quello che ci puoi fare è appunto trovare un gruppo che ti accetta, che condivide le tue passioni, è un po' come il bimbo che fa il cosplay di Arondi al cinema. Esattamente quello è il senso, però in questo caso il messaggio è reale, cioè l'effetto è reale, non è fasullo come quello del teaser. In questo caso è vero, perché ognuno di noi ha trovato, almeno spero, in questo canale un motivo in più per avvicinarsi e legarsi ancora di più alla propria passione, perché condividere le proprie passioni è una delle cose più belle che ci possono essere. Questo ve lo posso assicurare e penso che molti di voi sarete d'accordo. Quindi... quando mi metto a parlare non la finisco più. Vai, Robè. Io direi dobbiamo anche ringraziare i tantissimi soci dell'AIST che ci hanno dato il loro contributo, chi in piccola parte, chi in parte più importante, ma tutti hanno voluto
dare sul proprio granellino di sabbia, perché questa nostra è una comunità e, come avete visto, le nostre live sono così ricche di contenuti, soprattutto perché dietro abbiamo una squadra di 30 persone che ci aiuta. Chiaramente i soci sono molti di più, però insomma, magari quelli che hanno partecipato finora sono una trentina, e quindi abbiamo avuto questa ricchezza anche grazie a loro. Assolutamente, ma infatti senza, come dicevo, l'AIST, che è questa entità soprannaturale che mi accompagna, che ormai, a cui ormai ci siamo uniti ormai da mesi, da quasi un anno, fra poco facciamo un anno, Robè, devo andare a pescare la nostra prima live. No, a settembre. No, la live fu l'ultima settimana di settembre, ma tu ed io ci siamo visti giugno addirittura. Io e te ci siamo visti, ci siamo sentiti a telefono la prima volta a giugno-luglio, in questi periodi giugno, proprio. Giugno. Raccontateci di Luca della vostra storia d'amore, ragazzi. Chi ha inseguito chi? No, cioè, ci siamo sentiti in mail il venerdì, la domenica, già ci eravamo incontrati. Esatto, grande. Perché Roberto, fra l'altro, se non sbaglio, tu scendesti appositamente a Napoli Sono venuto appositamente. Andammo a mangiare il sushi, ragazzi. Andammo a mangiare il sushi io e Roberto la prima giornata che ci incontrammo, che era il fine agosto. Otto ore di sushi. Giugno. Di chiacchierare. Ah, è vero, perché noi ci vedemmo a giugno la prima volta, poi ci rivedemmo a settembre all'evento di Nicolas, esatto, al locale. Lì ci rivedemo la seconda volta. E niente, dall'epoca, come avete capito, parlammo tanto in quella giornata, 8 ore, sì, con il sushi, facemmo tanti progetti e siamo fieri di dire che buona parte di quei progetti l'abbiamo messo, sono diventati realtà, Roberto, buona parte di quei progetti. Ne avete quasi fatte di cose, ragazzi. Ne abbiamo fatte di cose, è passato poco meno di un anno ormai, appunto faremo un anno, allora la ricorrenza della prima live che abbiamo fatto su YouTube, faremo una festa, Roberto, una festa su YouTube. Un anno di Valinor e ma è molto vicino al tuo matrimonio. Sarà tipo il 28 settembre. Così. Non diciamo niente a Kelly. Kelly adesso dovrebbe probabilmente sta dormendo, quindi posso dire quello che voglio adesso. Benvenuto Gianmarco, benvenuto. Non eri ancora un abbonato. Questo è male, Gianmarco. Questo è male. Va bene, allora ragazzi, alla spada di fianco al nome adesso, esattamente. Ah sì, perché avete visto le cose carine che faccio, metto tutti i simbolini, ragazzi, cioè le cose... Allora, io c'ho l'albero. Esatto, Roberto e Riccardo è stato uno dei primi abbonati, quindi questo è per me sicuro. Allora, una cosa di cui io e Roberto abbiamo sempre detto, uno dei nostri motti universali è sempre stato, Robè, le cose o le facciamo bene o non le facciamo, stato questo che abbiamo detto la prima volta. Le facciamo bene, e proprio su questo io e Roberto ci siamo trovati fin dall'inizio, e probabilmente è stato anche questo che ha fatto scoccare la scintilla tra me e lui, perché ci siamo trovati subito in sintonia. Abbiamo lavorato 3 mesi per fare la prima live, e per fare abbiamo fa pianificato il primo mese, delle varie format, di tutto. Cose o si fanno bene o non si fanno, sono d'accordo. Ma poi siete tutti e due della Vergine, giusto? Sì, ricordo bene. Ricordavo. Che bel segno di merda, mamma mia. Di che giorno sei tu, Rob? L'8 settembre. Ah, no, io 28 agosto. Vabbè, siamo là, 28 agosto. Là. Infatti, a breve dovrebbe essere anche il mio compleanno. Comunque, la mia compagna era ancora sveglia, quindi penso che purtroppo per me mi toccherà andare in punizione. La saluto, ovviamente, si scherza. Frank, chiamerai uno dei gattini Amazon. Ma secondo te? Ma ragazzi, ma voi mi considerate una sorta di cosa di anti-Amazon? Ragazzi, io ho l'abbonamento a Amazon, pago 4 euro al mese al caro Jeff Bezos, e avete capito? Cioè, io non ho nulla contro Amazon, anche perché nonostante le voci che girano sulle condizioni di lavoro in Amazon, in realtà molte persone che conosco e che lavorano in Amazon mi dicono che sono molto meglio le condizioni in Amazon che in altre tante altre situazioni. Sì. Quindi Amazon fino a un certo punto la puoi disprezzare. Certo. Tra l'altro Amazon, io la preferisco, la piattaforma Amazon Prime, io la preferisco sotto certi versi a Netflix, perché io da cinefilo su Amazon Prime trovo tanti film vecchi, anche molto vecchi, che tu dici, ma che ci fa sto film qua? Che su Netflix non se li caga proprio. Per 4 euro al mese, mentre Netflix ti fa pagare 16 euro. C'erano 10 comandamenti su Amazon. Hai capito? Allora, Amazon
e ha fatto e fa un lavoro incredibile con Prime Video. Però io quando faccio giudico la serie, io ovviamente giudico esclusivamente quello, non vado a giudicare Amazon nel complesso, perché uno non sono nessuno per giudicare Amazon nel complesso, tantomeno Jeff Bezos. Ma poi di cose positive ne fa e ne sta facendo e ne ha fatte Amazon, non parliamone male. Iniziamo a smentire, ecco, smentiamo certo. Questa cosa che sta nascendo, che noi siamo contro la serie. No, la serie... Magari Frank è un pochino più scettico, però contro Amazon Rob. Non ce l'ha nessuno. Non mi pare. Io lavoro per Amazon Audible. No, ma roba, ma scusami, ma eccolo che vuol dire? È pagato da Amazon. Appunto. Vedi? Ma che vuol dire? Che vuol dire essere contro Amazon? Che vuol dire? Cioè, non è che se uno allora, per esempio, esce una nuova serie TV, la guardo e la giudico. Se io la giudico negativamente, non è che perché odio Amazon. O magari perché non mi è piaciuta quella serie, allora non mi piace nemmeno Amazon. Cioè, cercate innanzitutto di scindere le due cose. Noi quello che stiamo facendo con la serie è semplicemente valutare step by step, passo dopo passo, se ci piace o non ci piace, o comunque dare una valutazione provvisoria, fra l'altro, non finirò mai di dirlo. Nessuno qui si erge come portatore del giudizio finale, perché non lo possiamo avere il giudizio finale. Mancano ancora molto tempo, anzi io vi dirò il mio giudizio finale proprio definitivo, io lo darò dopo le 5 stagioni, quindi ci vediamo fra 5 anni ci vediamo, nemmeno dopo la prima stagione, perché la serie tu devi giudicare, puoi giudicare la prima stagione, però per giudicare la serie nel complesso devi aspettare di vederla tutta, quindi certo. Dobbiamo aspettare 5 stagioni. Questo però non vuol dire che non possiamo valutare una serie passo per passo, a maggior ragione perché siamo tolkieniani, quindi ci teniamo, abbiamo la speranza in più che la serie sia decente, che sia piacevole, anche perché, raga, dicendolo proprio molto, molto sinceramente, in maniera molto schietta, se la serie dovesse andare bene, i primi ad essere felici saremo noi, perché è ovvio che la comunità crescerà, arriveranno più iscritti, più persone, quindi a noi tutti dovrebbe far piacere, a noi come anche a voi, perché se la comunità cresce fa più piacere a tutti. Quindi il fatto che Frank e Roberto sono contro la serie è una grande stronzata. Noi non siamo contro la serie né contro Amazon. Noi semplicemente diamo dei pareri, delle opinioni personali su quello che vediamo. Se poi c'è chi... A me mi è stato... Ragazzi, ma c'è stato chi mi ha dato del discriminatore per aver parlato male del personaggio, del bambino lì. Poi non è che ho parlato male del bambino, della scelta di... delle intenzioni, esatto. Cioè sotto il video della la live che abbiamo dedicato l'altro giorno alla serie, c'è stato chi mi ha dato veramente, mi ha scritto delle cose che io dico, ma questo veramente fa, ma sono serie, ma siamo serie. Questo mi fa capire che purtroppo dietro ogni prodotto, ma questo lo sappiamo già, io da cinefilo lo so bene come funziona, dietro certi prodotti audiovisivi purtroppo si crea una vera e propria casta, una vera e propria setta, altro che noi. Di appassionati oppure di detrattori, ok? E se tu ti schieri, come sempre poi le persone ti fanno schierare, perché non è che tu puoi avere una linea di mezzo, no. Tu puoi o essere da una parte o essere dall'altra, le persone subito ti piazzano in una delle due parti, perché esatto. È il gioco delle parti. Sappiate che noi abbiamo il giudizio critico, ancora siamo dotati di questa facoltà mentale, quindi... potremmo criticare qualche aspetto, potremmo elogiarne tanti, apprezzarne altri, sì, appunto, certo. Quindi in base a come sarà fatta, insomma, la serie. Come è normale. Ma a prescindere oggi dal... Non sembra più normale. No, ma a prescindere dall'essere tolkieniani, siamo dei consumatori e come tali possiamo giudicare quello che ci pare. Perché io pago l'abbonamento, lo paga Roberto, immagino lo paga anche Riccardo l'abbonamento ad Amazon. Quindi possiamo giudicare i prodotti che ci fornisciamo, così come le persone possono giudicare i miei video su YouTube o le nostre live su YouTube. Ognuno è libero, ovviamente se lo puoi fare, lo fai, se lo fai con educazione, con civiltà e così via, ma credo che quella cosa sia una delle prime cose che noi ci siamo posti da quando abbiamo iniziato a parlare della serie. Comunque, vabbè, direi che possiamo andare verso la conclusione. Ringrazio anche Morico che si è unito a questa setta. Grazie Morico. Mitica benvenuta Morico. E benvenuta alla mitica Morico. Vi dovrò conoscere. Io purtroppo ho conosciuto solo pochi di voi. Spero a dozza fantastica di conoscere qualcun altro di voi. Tra l'altro saluto anche Martina, che ci fa sempre compagnia. Ragazzi, ma vi saluto tutti. Tra l'altro saluto comunque quella che è ancora una moderatrice, la nostra Deb. Ogni tanto salta fuori. Ciao Deb, la mia amica. Allora, ragazzi... per tirare le somme, è stata una serata pazzesca, pazzesco, come dice il nostro Montemagno.
pazzesco. È stata una serata pazzesca. Io non potrò mai ringraziare abbastanza Pino, ma anche Roberto per averci fornito questa possibilità, per averci dato questa possibilità di poter far scambiare quattro chiacchiere con Pino. Ovviamente ringrazio anche Riccardo per la sua presenza. Sempre qui. Allora, prossimi appuntamenti. Vabbè, io in settimana penso che farò uscire un altro video sicuro. Già ve lo siete beccato un video ieri e ne uscirà anche un altro. Quindi, raga, voglio dire. E poi, a piccolo annuncio, in realtà lo devo fare pure a Roberto, anzi pure a Riccardo. Allora, io la settimana, domenica, lunedì mattina, vado in crociera, parto per la crociera insieme alla mia compagna e a tutta la famiglia, quindi settimana prossima sarò tutta la settimana in crociera. Mi prendo la vacanza, anche perché ad agosto non avrò vacanza. Giusto. Non avremo vacanze. Roberto, tu già te la sei fatta la vacanza. Io me la faccio la prossima settimana, 4 giorni. E che devo fare? Anche 4 giorni? 4 giorni? 7? Sì, 7, vabbè. Quasi il doppio. E te ne fai altri 4 a settembre o quando sarà. Allora, quindi, attenzione, ascoltatemi bene. Lunedì prossimo, dico anche a Riccardo in contemporanea adesso, e a Paolo, comunque lo dirò, vi dirò Paolo, non ci sarà su Twitch perché sarò sulla nave. Martedì prossimo dovrebbe comunque la live su YouTube, dovremmo comunque riuscirla a fare, perché per me è più complicato fare quella su Twitch che quella su YouTube, perché su Twitch io devo avere anche il libro davanti, devo avere altre finestre e così via, quindi utilizzare un portatile di merda come quello che ho io non è proprio il caso fare la live su Twitch, e quindi la rimanderemo magari la settimana dopo. La live su YouTube qui la vorrei comunque fare. Quello che posso dire anche a Roberto e a tutti voi, ci proveremo, nel senso che il problema lo saprete, se dovesse andare male, lo sapete qual è il problema, che io sarò sulla nave. Però non vi lascerò da soli, perché seppure non dovesse esserci la live, probabilmente ci sarà, perché in qualche modo troverò per riuscire ad esserci, seppur non ci sarà, comunque ci saranno uno o addirittura due video la settimana prossima che ho già pronti, e quindi non vi lasceremo soli, ragazzi, proprio perché non ci fermiamo mai. Non ci ferma nessuno, nemmeno se sto su una nave in Turchia mi possono fermare. Forse per la live, ma non per mia volontà, ma perché su una crociera in alto mare non so che connessione avrò. Quello è il problema, non so nel pieno del Mediterraneo che tipo di connessione avrò. Quindi potrebbe esserci qualche problema, io spero di no. Io spero di no, anche perché la nave sembra essere una bella nave, una bella posta. Quindi non credo che ci siano problemi, però se dovesse avere qualche problema, sapete il motivo per cui non ci sarà nel caso in cui la lavi settimana prossima, ma ovviamente torneremo la settimana dopo. Oppure ci saremo anche martedì prossimo, staremo a vedere. Quindi, vabbè, penso che possiamo salutare. Siamo ancora in più di 200, raga, madonna, ma stasera mamma è proprio... Mamma mia! Stasera affezionatissimi stasera. Mi fa piacere, ragazzi. Siate pure più presenti anche nelle altre live, non solo quando vi portiamo un pino in segno. Dai. Aspettiamo anche più presenti nelle altre live. Su Twitch stiamo crescendo, questo mi fa veramente piacere, stiamo crescendo live dopo live, siamo diventati sempre più numerosi, e vi invito a venire su Twitch perché lì ci saranno tanti contenuti da settembre, tra cui il GDR, i videogiochi, insomma la serie, ci sarà di tutto su Twitch, quindi venite anche lì. Vabbè, noi ci vediamo quindi settimana prossima, sperando che tutto va bene. E quindi possiamo annunciare che cosa ci sarà. Se ci sarà, cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Ci sarà Vali non risponde. Ah, è tornato il Vali non risponde. È un classico ormai. Eravamo arrivati a 2 volte al mese, se ti ricordi, perché è un format che piace tantissimo. Le domande le fa il nostro pubblico, ce le fate sempre. Se ne avete, fatele anche sotto questo video nei prossimi giorni, perché noi le raccogliamo e poi risponderemo sempre a tutti. Raga, voi scherzate? Nico Mortensen. Tranquilli, che io qualche email, qualche messaggino magari già l'ho mandato, e non solo a Viggo Mortensen. Voi credete? Ah, comunque i numeri sono numeri, noi possiamo comunque pavoneggiarci, lo possiamo dire, di essere il canale YouTube in Italia dedicato esclusivamente a Tolkien con i numeri più grandi. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Ripeto, dedicato solo a Tolkien. Noi parliamo solo di Tolkien. Non abbiamo mai parlato di altro su questo canale. Così faremo. È un canale del genere che parla solo di Tolkien in Italia. Questo canale è quello con i numeri più grandi. Quindi stasera facciamo anche un po', ci pavoneggiamo un po'. Quindi, come anche portavoci della comunità tolkieniana italiana su YouTube,
magari qualche sorpresina, oltre al nostro Pininsegno, che è già una sorpresona, altra che una sorpresina, qualche altra cosa vi tireremo fuori. Ovviamente fateci sentire il vostro affetto, raga, quello è la cosa importante. Già ce lo fate sentire sempre di più, mi raccomando, così ci spronate a fare sempre di più, che è quello che cerchiamo di fare ogni volta tutti noi, non solo me e Roberto, ma anche Riccardo e tutti gli altri. Va bene, mi sono sgolato, quindi io ringrazio ancora tutti, ringrazio Roberto, ringrazio Riccardo, ringrazio Gianmarco, Verduro, Morico, Iron, Jules, Anna, ciao a tutti, Emma, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ciao Martina ovviamente, ho letto, sono stato solo gli ultimi che avete commentato, Alessio, Massimiliano, ciao, siete di meglio, grazie, volere e potere come gli anelli del potere, esattamente, ecco. Fino a un certo punto però sì, volere e potere, sono perfettamente d'accordo con voi. Ci vediamo settimana 1-2 video addirittura, ma forse martedì prossimo, quella là qui dalla su YouTube, nave. Dalla nave, esattamente, lo spero, perché sarà pure divertente come cosa. Forse lunedì, no, su Twitch lunedì non è cosa, perché è un po' più complicato, quindi per Twitch settimana dopo. Su Discord, ovviamente, su Discord, ragazzi, non lo so, adesso devo un attimo riposarmi, vedo se ce la faccio con la voce a venirvi a trovare su Discord, magari datemi qualche minuto e 5-10 minuti passo pure su Discord. E niente, è stata una nottata speciale, particolare, però spettacolare. Ecco, ho fatto 3 rime. Siamo tutti emozionati ancora, dai. Alla prossima, raga. Un bacione. Ciao. Buonanotte. Ciao, alla prossima. E buon Natale. No, buonanotte. Ciao. Ciao, ragazzi. Notte.